Nel frattempo invece è uscito un altro libro di Nishida per la Marsilio, e si intitola Problemi fondamentali della filosofia ed è una raccolta di quattro testi che lui ha scritto negli anni 30, quindi nella fase avanzata verso la fine della sua vita. A partire da una situazione abbastanza simile a quella, diciamo, conviviale in cui anche noi ci troviamo, nel senso che in quel caso lui era stato invitato a parlare del proprio pensiero da alcuni maestri di scuola e negli anni 30 erano interessati alla sua filosofia, ma volevano capirne qualcosa di più, e quindi una volta all'anno si trovavano in estate per 3 o 4 giorni e lui esponeva in una maniera il più possibile chiara ed essenziale i punti fondamentali della propria visione filosofica. Per cui rispetto ad altri testi questa raccolta di 4 conferenze è anche più leggibile. C'è un'introduzione di un professore di filosofia dell'Università di Padova abbastanza lunga che dà un inquadramento complessivo della traiettoria filosofica di Nishida, quindi per chi fosse interessato questo può essere un'ulteriore lettura. È uscito da poco appunto dalla casa editrice Marsilio. Aggiungo un particolare, io sono andato a trovare Gisto Forzani ultimamente e mi ha detto, dice, ma cosa studiate quell'uomo Nishida Kitaro? Quello dello Zen, dice, non ha niente. Cioè, ma guarda che credo che in un modo molto contorto, però ti conduce a... Comunque vabbè, ci sono tanti in questa miriade di approcci. Penso quel nulla di cui parlavamo anche questa mattina, no? Che se non si ritorna lì proprio a staccare tutti i condizionamenti, la vera libertà non germoglia, quella tua, proprio tua, no? Io lo prendo questo nulla del luogo di cui oggi parleremo, proprio come un cammino, la sfida ad una libertà veramente immune da condizionamenti. Forse non ci si arriva mai, ma il cercare di arrivarci penso che è già un grande cammino. Ok, allora. Da un certo punto di vista ha ragione Giso, nel senso che anch'io non suggerirei di leggere Nishida a qualcuno che volesse in prima battuta approcciare il mondo dello Zen. E devo dire che lo stesso Nishida a dirlo, in una famosa lettera che lui scrive ad uno dei suoi discepoli, Nishitani Keiji, che poi prende il suo posto alla cattedra di filosofia dell'Università di Kyoto, gli dice: molti confondono la mia filosofia con lo Zen e così facendo non capiscono né lo Zen né la mia filosofia. Ora, se sei tu a dirlo che mi conosci e che conosci lo Zen, può andare bene. E qua già c'è un po', come dire, anche quel motivo comune nel buddismo dei due aspetti differenti della verità. Cioè, a un certo livello di profondità o di altezza, se si vuole, ci si può anche permettere di prendersi delle libertà e di fare degli accostamenti che da un punto di vista filologico uno specialista direbbe no, questo assolutamente non può stare insieme a quello. Allora Nishida dice a Nishitani: se sei tu a dire che lo Zen e la mia filosofia si incontrano, dicono una cosa comune, hanno un nocciolo, un fondamento simile, allora va bene. Quando invece lo dicono tutti quelli che non hanno studiato a sufficienza, allora sono io il primo a prendere le distanze. Io ho percorso un cammino nello Zen, ma poi la mia via, la mia Do, il mio Do è filosofia. Allora, in questo senso è vero, come dire, prendiamolo come precauzione, come pensiero da tenere a mente. Studiando il pensiero, la filosofia di Nishida, tocchiamo alcuni aspetti che anche nello Zen sono presenti, ma non stiamo studiando uno studioso dello Zen o qualcuno che ha dedicato la sua vita soltanto a esplicare concettualmente quella che è l'esperienza dello Zen. Come dopo.
come Dogen. Dogen è un maestro Zen che per tutta la vita si è dedicato a quel tipo di pratica. Nishida non è un maestro Zen, non lo vuole essere, è un filosofo che vuole fare un altro tipo di lavoro. Detto questo, arriviamo un po' al tema di oggi, che, come dice il titolo, è abbastanza, anche se vogliamo, denso, è luogo del soggetto nella prospettiva dello Zen. Questi due termini, luogo e soggetto, sono termini davvero carichi di significati, densi, e quindi vorrei arrivare a leggere delle pagine del libro di Nishida per radicare appunto in questo testo alcuni temi, però prima bisogna che facciamo una introduzione appunto anche un po' tematica, richiamando alcune cose che penso anche possano riaffiorare la memoria dagli incontri dell'anno scorso, partendo proprio dall'idea di soggetto, come l'avevamo anche in parte tematizzata appunto leggendo Dogen. Perché nel mondo dello Zen in realtà non si dà una soggettività forte come in buona parte del pensiero occidentale. Anzi, potremmo, anche un po' provocatoriamente, però esagerando, dire che il cammino dello Zen è anche un cammino di liberazione dal soggetto, da una certa idea di soggetto, di soggettività. Soggetto, sé, io, ego, sono termini non identici, ma che toccano una costellazione, formano una costellazione di significati affini. Soggetto, appunto, nelle lingue occidentali più o meno si presenta nello stesso modo: subject, sujet, subjekt in tedesco, ha sempre la radice latina, subjectum, ciò che è posto, che è gettato sotto, ciò che sta alla base. È un nucleo ontologico, potremmo dire, cioè dal punto di vista dell'essere delle cose, il soggetto, la soggettività è il nucleo a partire da cui si danno degli attributi, delle qualità. Il soggetto in una frase è l'agente portatore di predicati o che agisce in un certo modo. E soprattutto la filosofia moderna, più che non quella antica, da Cartesio in poi, diciamo dal 1600, epoca della rivoluzione scientifica, il soggetto viene posto a fondamento del sapere, al punto tale che se nell'epoca medievale il soggetto assoluto era Dio, con l'epoca moderna il soggetto assoluto diventa l'uomo. La centralità del cogito ergo sum cartesiano mostra anche proprio questa fondamentale elevazione del soggetto psicologico, del soggetto io, a punto cardine del sapere. Su che cosa si fonda il sapere? Sulla autoconoscenza del soggetto. Ecco, il buddismo in un certo senso è un lavoro di decostruzione di questa soggettività. Oh, eccoci. È un lavoro di decostruzione perché l'idea è che fin tanto che si rimane attaccati alla soggettività, alla propria egoità, al proprio ego, non ci si libera dalla sofferenza. Scusa, sì. Intanto che loro si intromettono, non intromettono, grazie. No, non è intromettono. I due amici si salutano. Grazie mille. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ti ricordo della moneta. Va bene, ciao. Quindi diciamo, mentre nel mondo che senza nascondere, lo so, però se loro, no, ma se loro due si mettono qua, oppure uno qua e uno là, e tu ti metti là così ti sentiamo quando parli. Ah, beh, ma invece si dire. Sì, secondo me ti sentiamo. Dopo, quando faccio la mia parte nel secondo momento, ritorno. Così, ecco, in modo. Questo è un tema che appunto avevamo già toccato più volte l'anno scorso, la dimensione eminentemente soteriologica, salvifica, quindi etico-trasformativa del buddismo, che elabora anche le proprie
raffinatissime articolazioni concettuali, sempre in una chiave poi di pratica. Mentre il pensiero moderno occidentale tende soprattutto a privilegiare anche una via cognitiva, si tratta di capire come le cose sono, nel mondo buddista, sia nel buddismo originario sia poi nelle sue varie scuole, si tratta di sapere, di capire come le cose sono per liberarsi dal dolore. Questo è l'impianto di fondo del pensiero buddista. Quindi non tanto sapere se c'è o se non c'è un soggetto per un puro piacere contemplativo, disinteressato, ma per un fine pratico. Come dire, si pensa con una lama puntata alla gola. Non è un puro piacere intellettuale. Se ci si mette a meditare, se si pratica una disciplina fisica o psicofisica, è perché è una questione di vita o di morte, per dirla in termini, se vogliamo, un po' melodrammatici, ma che toccano nel vivo la questione. Non è un belletto, non è un lusso, non è un artificio che dà un piacere intellettuale, ma è qualcosa che coinvolge nell'essenza il significato stesso del vivere e, diciamo, il fatto che possa o meno valere la pena vivere. Quindi la questione del soggetto nel buddismo ha questa tonalità. La decostruzione del soggetto, appunto, non è semplicemente una volontà di colorare in un certo modo la nostra comprensione delle cose, ma ha il preciso scopo di liberare dalla sofferenza, dal dolore. In giapponese soggetto si può dire in più modi, adesso non vale la pena, non serve tematizzarli nel dettaglio, cioè soggetto grammaticale, soggetto che noi chiamiamo tale nell'analisi logica, shugo, c'è il soggetto inteso come appunto soggetto attivo, shukan, kan è quello di contemplazione anche, ciò che o colui che, colei che contempla. C'è il soggetto concreto, questo è un altro modo interessante di scrivere, che usa shu, tai di corpo, il soggetto corporeo. Nella scrittura ideografica giapponese si può utilizzare anche questa forma. Tutte queste sono forme della soggettività, quindi non è che nel buddismo giapponese, nello zen, non ci siano modi per nominare soggetto, non ci siano modi per conoscerlo. Così come c'è anche un modo per indicare l'io. Waga è ciò che sta al centro, che racchiude la mia personalità, ciò con cui mi posso identificare, con cui mi posso identificare, con cui è necessario che in alcuni momenti io mi identifichi, ma che in ultima istanza non deve diventare lo zoccolo duro, lo scoglio a cui abbarbicarsi. Se il soggetto, se la soggettività, se l'ego diventano appunto questa sorta di basamento che io spero, che io voglio essere indistruttibile, a cui fissare la mia ipotesi di benessere, di salvezza, di felicità, allora questo stesso progetto di felicità naufraga. Quando invece accetto che questo zoccolo duro, che questo scoglio si sciolga, allora ecco che accade una trasformazione. Ecco che quella felicità, quel benessere, quella salvezza, quella liberazione dalla sofferenza, che è la molla che mette in cammino la ruota del Dharma, per così dire, come si potrebbe dire in termini buddisti, ecco che allora quella ruota si mette in movimento. Anche questo è un discorso che abbiamo fatto più volte a partire anche dall'esperienza dello Zazen. Finché io mi attacco allo Zazen e lo faccio diventare una entità o una pratica tecnica, una tecnica che deve diventare mezzo per un fine, allora lo Zazen non serve a niente. Quando mi dispongo allo Zazen, mi apro a questo tipo di postura senza chiedere di ottenere alcunché, ma appunto lasciando che l'esperienza del respiro fluisca attraverso questa pratica,
allora la pratica induce una trasformazione. In Nishida, dal primo all'ultimo dei suoi testi, oggi se c'è tempo poi magari farò anche un po' un riferimento ad alcuni termini, ad alcuni concetti che sono tipici della prima fase del pensiero di Nishida, quando aveva 40 anni e scrive Uno studio sul bene, così si intitola la prima opera che pubblica nel 1911. In Il pensiero di Nishida, dall'inizio fino alla fine, questa è l'ultima opera invece, questa è La logica del luogo, la visione religiosa del mondo, che pubblica nel 1945, quindi abbiamo 35, 34, 35 anni di distanza. In quest'arco però è sempre presente questa dimensione tipica del buddismo e del buddismo zen in particolare, che abbiamo visto l'anno scorso con Dogen, quando si dice che lo studio della via del Buddha è lo studio del sé. E lo studio del sé, che cos'è? È dimenticare il sé. Questo è il grande paradosso. Dimenticare è un termine che appunto forse avevamo anche già visto l'anno scorso, wasureru, che è composto da una parte che da sola può significare gettare, perdere, dar via, più il cuore. È interessante perché il cuore come radicale si può scrivere così, e accanto allo stesso componente a destra invece che sopra si legge, se non ricordo male, o sorello, e significa concentrarsi. È un cuore che come si legge? Ah, ecco, isogashi anche, sì, l'altra lettura. Isogashi, l'assorbirsi. Cioè, il cuore, a seconda di come si scrive in questi due modi, uno è dimenticare il sé, e l'altro è un cuore che si investe in un processo, come quando un bambino è totalmente assorbito in un gioco, e in un certo senso diciamo che è inconsapevole di ciò che gli accade intorno, perché è totalmente trasfuso in quel gesto. Ecco, la perdita del sé che diventa porta di accesso per un incontro più autentico con la natura delle cose, con la vita stessa nel suo fluire. Quando diciamo il luogo del soggetto nella prospettiva dello Zen, ecco, questo luogo del soggetto ha una duplice valenza. È il soggetto che si struttura come luogo, in un certo senso, che quindi si apre ad essere sfondo, non è più sostanza, nucleo, roccia, nodo. Dall'altro però allude all'idea di luogo che accoglie anche ogni soggettività, come dire, un duplice significato del complemento di specificazione del genitivo, luogo del soggetto. È il soggetto che si fa luogo, ma al tempo stesso è il soggetto che si riconosce parte di un luogo più ampio che lo ricomprende. Ed è questo quello che è il grande tema intorno a cui ruota tutta la vita Nishida: cercare di capire quel luogo sorgivo a partire dal quale l'esperienza del sé si dà, l'esperienza autentica della vita emerge, da cui è accolta. E qui ho introdotto un altro termine, quello di sé, che non è io o ego, che non è soggetto, ma che appunto si lega a questi. In genere nel buddismo giapponese si utilizza jiko, che noi traduciamo appunto con sé, o shin no jiko, vero sé, o anche honrai no jiko, sé autentico, originario, alla radice. Sono modi, sono diciamo simboli, non parole, non termini, sono simboli che aprono quindi una comprensione simbolica dell'essere, non una comprensione nozionistica o concettuale. E questo è anche uno dei motivi per cui è così difficile leggere Nishida, perché Nishida è un filosofo, in quanto tale cerca di costruire concetti, ma al tempo stesso sa che per toccare la natura autentica delle cose non bastano i concetti devono anche trasformarsi in simboli.
cioè in esperienze di vita, in pratiche concrete, devono, come dire, assumere una carnalità, prendere corpo, avere sangue, non essere solo astratte dimensioni cerebrali, ma essere appunto parole con uno spessore sanguigno. Ecco perché è interessante il fatto che Nishida pratichi Zazen. Non è un maestro di Zen, non lo vuole essere, però la sua pratica dello Zazen naturalmente informa il suo pensiero filosofico. E potremmo dire anche viceversa, perché la vita umana è fatta di vasi comunicanti, non è che uno sia fatto a compartimenti stagni. Tutto questo discorso parte in realtà dall'idea che già avevamo appunto discusso più volte l'anno scorso del termine sanscrito, anzi pali, anatta, o sanscrito anatman, non sé, che è al centro proprio della predicazione originaria del Buddha, di Siddhartha. E qui cito un passo da uno dei sutra antichi, in cui un discepolo, Vatsa, chiede al Buddha: o nobile onorato, venerato, cosa diresti? Diresti che l'io esiste? E Buddha rimase silente di fronte a questa domanda. Questo è un atteggiamento che in molti casi vediamo di fronte alla domanda posta in maniera concettuale: che cos'è la verità? Chi sei tu? C'è Dio? Molto spesso i grandi mistici, le grandi personalità religiose, di fronte a queste domande, che sono proprio quelle che tutti noi vorremmo fare e alle quali vorremmo avere una risposta netta e definita, stanno zitti. Vatsa pose nuovamente la stessa domanda altre 3 volte e ogni volta il Buddha rimase in silenzio. Disturbato dal silenzio del Buddha, Vatsa pensò che lo stesso Buddha non fosse capace di rispondere ed era quasi sul punto di lasciarlo. Crisi del discepolo nei confronti del maestro, crisi del figlio nei confronti del padre. Anche qui potremmo analizzare psicoanaliticamente la cosa, ma è interessante che anche qui, in tutti i processi di crescita, c'è questo momento della crisi, della messa in dubbio, della presa di distanza. Altrimenti non c'è, diciamo, individuazione, ci sarebbe solo fusione, ci sarebbe plagio al limite. Ananda, un altro allievo che aveva visto l'incidente, lo disse al Buddha: o nobile venerato, Vatsa ti ha fatto una domanda 3 volte, perché non gli hai risposto? Il tuo silenzio potrebbe sollevare un sospetto e fargli pensare che tu non sia capace di rispondere a questa domanda. Il Buddha allora rispose. Quindi anche questo, nota, riflessione a margine, interessante che ci sia poi bisogno dell'amico, no? Cioè c'è bisogno di un'alterità che venga a ricomporre l'eventuale frattura, uno sguardo esterno. Il maestro e il discepolo non sono necessariamente un tutto conchiuso, bisogna sapere anche uscire, per così dire, dal nucleo familiare, ci vuole un terzo, perché nelle dinamiche di coppia, potremmo dire, c'è la necessità sempre anche di sapersi vedere da fuori. In questo caso il terzo è Ananda, un po' come Maria quando, no, dice a Gesù: insomma, questi qui non hanno più vino, fai qualcosa. Se non ci fosse stato questo terzo, quel rapporto non si sarebbe magari sviluppato, mi viene in mente. Oppure anche in altri episodi, sia del Vangelo sia anche dei dialoghi confuciani, molto spesso quando c'è un rapporto difficoltoso tra Confucio e un allievo, Yang Hui per esempio, Hui Shi, allora c'è un altro allievo che fa una domanda che rimette in gioco quel rapporto che altrimenti rischiava di stare in una posizione di stallo. Comunque, chiusa la parentesi. Allora qui arriva la risposta del Buddha. Se io dicessi che l'io esiste, allora svilupperei l'errata visione che forse Vatsa ha già in testa.
e cioè che appunto c'è un nucleo forte dell'esistenza. Ma se dicessi che non esiste alcun io, ciò significherebbe che prima c'era un io che credeva di consistere e adesso quell'io non c'è più. E questo ulteriormente creerebbe sospetti nella mente di Vazza. Se io dicessi l'io esisteva in origine e continua ad esistere, questa sarebbe la visione della permanenza. Se io invece dicessi che l'io c'era ma poi è stato estinto, questa sarebbe l'idea della annichilazione. Il Tathagata, cioè questo è la parola simbolo per dire la natura di Buddha, Bushō, si colloca in modo distante e distinto dai due estremi. Per questo io ho chiamato la mia via la via di mezzo. Quindi si tratta di non prendere posizione in senso concettuale, di non dire né che l'io esiste né che l'io non esiste, né che c'era e che poi non c'è più, né che c'era e che ci sarà sempre, né che non c'era e non c'è mai stato e mai ci sarà, ma di mettersi in marcia, per così dire, di praticare lasciando decantare queste stesse domande, vivendole. Quindi non è che il Buddha sgridi Vazza perché gli fa la domanda, non gli dice smettila di fare queste domande, lascia che la domanda sorga, ma lascia che la domanda rimanga tale, non la tacita. La risposta tacita alla domanda fa decadere il senso della domanda in un certo senso. Invece il silenzio mantiene viva la domanda. E perché bisogna mantenere viva la domanda? Proprio perché non c'è una risposta concettuale che possa sedarla, che possa tacitarla, che possa determinare una fine. Il sé è proprio questo continuo domandare che nella impermanenza non si solidifica, non prende una consistenza assoluta in modo tale da fluire con la vita piuttosto che collocarsi in disparte e prendere una posizione una volta per tutte. Ecco, anatta, il non sé, non significa che non esiste nessuna possibilità di identificarci. Come dicevo prima, è necessario che ci identifichiamo di volta in volta nella vita con i ruoli che dobbiamo svolgere in società, con i ruoli familiari, sociali, economici, professionali che abbiamo, con le vocazioni che la nostra vita anche permette di esplicare. Però, questo lo diceva più volte anche Panica, non confondiamo l'identità con l'identificazione. Ci dobbiamo sapere anche staccare dalle identificazioni. Non ci dobbiamo incollare a nessuna identificazione particolare, quella di essere un professore piuttosto che uno studente, un marito, una moglie, un figlio, un fratello, una sorella. Queste sono figure che animano la nostra vita e sono importantissime, ma non devono diventare il sostituto di un'identità che è sempre eccedente tutte queste figure. L'identità transita nelle identificazioni, ma non si incolla, non si attacca, non si fissa e non si isterilisce nessuna di esse. In questo senso è anche, mi piace citare, e non mi ricordo se l'anno scorso era venuto fuori, forse sì, ma ripeto volentieri, anche l'esempio che nella lingua giapponese viene particolarmente bene dell'uso della formulazione al passivo di una frase. Noi tendenzialmente in Occidente diciamo ho sentito solo una campana. In giapponese si può dire molto volentieri, per così dire, kane no oto ga kikoeru, il suono di una campana è udito. Non si sa da chi, è udito, emerge un evento. È un po' come quando si dice, noi diciamo io ti amo, oppure tu piaci a me. In giapponese si dice suki da, suki desu, cioè c'è amore, si dà qualcosa che chiamiamo amore, ma non c'è un soggetto
che possiede questo sentimento, e non c'è nemmeno un oggetto che è destinatario o che è, come dire, incluso in questo raggio. Poi questo è anche il problema della traduzione: noi quando traduciamo in una lingua occidentale è anche giusto che esplicitiamo il pensiero occidentale, che ha sfruttato le risorse delle lingue occidentali, di lingue che sono così nettamente codificate, che hanno una struttura grammaticale e sintattica molto forte, soggetto, verbo, complemento, oggetto, ha portato avanti certe potenzialità. La filosofia occidentale, che Nishida ha studiato molto, ha potuto produrre un certo tipo di pensiero proprio grazie a queste strutture, come anche per esempio il pensiero indiano, che si costituisce sulla lingua sanscrita, che è estremamente raffinata e grammaticalmente complessa. La lingua cinese, la lingua giapponese, che invece è più fluida, è più indeterminata per molti versi, ha lasciato trasparire di più altri aspetti. E questo è proprio quello che interessa cercare di mettere in evidenza Nishida. Ed è in questo senso che ci avviciniamo alla nozione di luogo per come lui la elabora. Perché altrimenti poi si fa un po' fatica a capire appunto questa logica del luogo, cosa vuol dire. Tra l'altro, dato interessante, a Nishida, un giapponese del XX secolo, questa idea di luogo viene in realtà soprattutto da chi? Da Platone. Queste sono le cose interessanti, cioè uno che cerca di elaborare filosoficamente una visione che parte dalla sua esperienza di pratica dello Zazen, al tempo stesso in chi trova un interlocutore fondamentale? In un greco vissuto 2400 anni prima. Ecco un bellissimo esempio, secondo me, di dialogo interculturale, diacronico, cioè distante nel tempo, distante nello spazio, per cui noi talvolta riusciamo ad accedere a dei contenuti profondi della nostra stessa cultura andando a scoprirli o rendendocene conto dopo aver fatto 20.000 chilometri. Magari se Nishida non avesse mai studiato la filosofia occidentale, fosse diventato un profondo conoscitore dello Zen, non sarebbe riuscito ad attingere a certi contenuti che solo il passaggio attraverso il pensiero occidentale gli ha dischiuso. Il concetto di Platone, a cui attinge Nishida, è quello di Kora, che è un concetto un po' strano da tradurre, perché in genere Kora in greco viene reso in italiano con luogo, appunto, o matrice, ricettacolo, anche grembo, e lo si trova nel Timeo di Platone, quando Platone, per descrivere l'azione del demiurgo, del dio che plasma il mondo a partire dalla forma e dalla materia, mette insieme queste due dimensioni, la materia grezza, amorfa, appunto, informe, deve essere formata. Ma dov'è che accade quest'opera di plasmazione? Accade in un luogo neutro, in un luogo vuoto. Ecco quello che fa scattare una scintilla. È forse, sembra pensare Nishida, proprio quel luogo, quel nulla assoluto di cui parla il buddismo, Shunyata o Mu. E infatti sarà poi questo il termine che utilizzerà, luogo del nulla assoluto, che non significa semplicemente un luogo in cui non c'è nulla, in cui non c'è niente, in cui non c'è nessuna cosa, ma significa appunto quell'orizzonte di infinita apertura di possibilità a partire da cui ogni figura prende corpo, prende forma. E chiaramente anche questa è una parola simbolica, è una metafora, si utilizza una metafora spaziale, locativa, si parla di basho in giapponese, luogo, è una parola comune, non è una parola filosofica particolarmente astrusa. Però Nishida utilizza basho, luogo, per dire è quel ricettacolo, quel grembo a partire da cui ogni fenomeno emerge nella sua spontaneità, nella sua naturalezza. Se volete, possiamo anche leggere qualche battuta dalla introduzione di Tiziano Tosolini, che
potete anche avere, stanno girando delle fotocopie, a pagina 45, 45, 46, 47 ci sono alcune righe che ci aiutano a entrare un po' in questa idea, che non è immediata, non è facilissimo capire subito che cosa effettivamente voglia dire, che cosa voglia sottolineare di Shida, perché ha bisogno in un certo senso di parlare di questo luogo. Allora, Tiziano Tosolini dice, a pagina 45, queste oscure riflessioni sul concetto di autoconsapevolezza acquistano una certa chiarezza allora quando si giunge ad analizzare il concetto nishidiano di luogo, appunto, basho, cioè di quell'orizzonte o universale che avvolge e contiene in sé ogni particolare, una specie di grembo che però non ha nessuna qualità. Questo è il difficile, è come il vuoto dello zazen, non deve essere subito riempito, è come la parola Dio. Se noi riempiamo la parola Dio subito di attributi che lo qualificano, buono, onnipotente, assoluto, è il problema anche di tutte le grandi religioni. Se noi qualifichiamo il Tao, già l'abbiamo perduto. Se noi qualifichiamo Brahma, già l'abbiamo relativizzato. Se noi qualifichiamo Allah e diamo tutti i nomi, ecco perché nel Corano ce ne sono solo 99, perché la cifra piena, tonda, 100 non si raggiunge mai, c'è sempre un posto vuoto che deve essere garantito per ricordare l'eccedenza del luogo, del divino, l'eccedenza del mondo, del mistero dell'essere. Possiamo anche lasciare da parte la terminologia più tradizionalmente teologica della quale in genere ci serviamo. Parliamo di mistero dell'essere, parliamo della scaturigine della vita, ma la sostanza del discorso non cambia. Il luogo è appunto quell'orizzonte universale che avvolge e contiene in sé ogni particolare e al cui interno è resa possibile ogni attività conoscitiva. Questo luogo, che vagamente ricorda appunto il concetto di kora platonico, è l'ineffabile e indeterminato sfondo in cui ogni essere si definisce ed emerge come tale. La matrice in cui ogni cosa esistente possiede un suo significato, essendo collocata al suo interno. Anche qui una metafora che abbiamo più volte incontrato, quella dell'oceano e delle onde, potrebbe dire: il luogo è l'oceano a partire da cui ogni onda emerge e in cui si rimerge. È quello sfondo indeterminato, perché nessuna onda può determinare l'oceano, lo può circoscrivere. Né è parte, né è espressione. E non c'è oceano senza onde. Ma nessuna onda può vantare sull'oceano una presa o un saldo possesso. Anzi, l'onda è onda, il soggetto è soggetto, l'io è io, solo in tanto in quanto si lascia fluire, non in quanto si congela. L'onda congelata non è un'onda, è una parodia di onda, è una supposizione di movimento che in realtà si è irrigidito e quindi ha perso di vista proprio quel respiro che è invece la vita stessa, potremmo dire sempre nella metafora. Quindi luogo o sfondo? È come dire, lo sfondo di queste cose che ho scritto qual è? È il foglio bianco della carta, ma questo foglio bianco a sua volta si staglia a partire dallo sfondo che è il supporto della lavagna. Questo supporto a partire da cosa acquista identità, soggettività? A partire dalla parete rispetto a cui emerge, e la parete a sua volta si staglia da ciò che immaginiamo essere al di là di essa. Vedete che è una sorta di riduzione ad infinito, che però ha proprio lo scopo di inibire la nostra pretesa di fissare, di determinare un ultimo sfondo determinato. Finché lo sfondo è indeterminato ed è definito dal pensiero, non è il vero sfondo, non è il vero luogo, direbbe Nishida, perché sarebbe sempre una produzione del pensiero, sarebbe sempre un concetto prodotto dal pensiero. Allora bisogna riuscire a
lasciar depositare, lasciar sciogliere, lasciar decantare questa ossessione determinante che vuole fissare, che vuole dire Dio è, la sostanza è, l'assoluto è, e fare silenzio, lasciar che la domanda sussista senza che ci sia una risposta che subito la colmi, la produca, come dire, un sedativo di quella domanda. Allora, in questo senso lo sfondo è uno sfondo vuoto, infinito. Ecco perché nel mondo buddista, il mondo giapponese in particolare, lavora così tanto su questi termini, su questi caratteri. Mu, nulla, vuoto, vacuità, oppure ku, lo sfondo, che è anche la volta stellata, la volta celeste. È un grembo che però non è circoscrivibile, non è definibile, non ha confini. Ogni mio pensiero è un pensiero che parte dal luogo. Addirittura, dice Nishida, è una autodeterminazione del luogo. È come se il luogo si pensasse attraverso i miei pensieri. È come se Dio si autodeterminasse nella mia singolarità. Questo è qualcosa di vicino a quello che anche vedevamo con Meister Eckhart, è qualcosa di vicino a quello che molti mistici della tradizione occidentale hanno detto. Senza rinchiudere il pensiero del luogo o dell'assoluto in un semplice panteismo, che diceva Dio è tutte le cose sono Dio, perché questo non è sufficiente. Va bene dire che ogni espressione particolare è parte del luogo e quindi è parte dell'assoluto, è parte del nulla. Questi sono tutti termini che a un certo punto possiamo anche accettare, quasi, se vogliamo, di usare in maniera intercambiabile. Poi è chiaro che ci sono differenze significative se noi scendiamo invece nella ricchezza dottrinaria che ogni tradizione ha poi elaborato. Però se sentiamo la dimensione sorgiva di ciascuna di queste tradizioni, allora forse anche le differenze forti tra questi termini un po' si sciolgono. Allora, un conto è dire, effettivamente lo direbbe Nishida, come lo direbbe penso Eckhart, ogni espressione, ogni onda dell'oceano è oceano e ogni espressione del luogo è luogo, ma il luogo non è soltanto riducibile alle sue espressioni singole. Così come la mia identità si dà nelle mie identificazioni, non è al di fuori di esse, ma non è neanche totalmente incasellabile nelle sue identificazioni. Non è semplicemente la sommatoria. Una volta che io prendo capelli, le unghie, la pelle, i vestiti, allora ho un quadro di quella persona. No, la persona è quelle cose, non è al di fuori di quelle cose, dei suoi pensieri, del cibo che mangia, dell'aspetto fisico che ha, ma c'è qualcosa che fa uno scarto, c'è qualcosa di più, c'è qualcosa che è più della somma delle parti. Salto qualche riga, pagina 46, più o meno a metà. Il luogo corrisponde a quell'orizzonte incondizionato ed infinito che contiene e costituisce ogni forma o figura. Nel contempo, questa stessa forma non è altro che una determinazione e concretizzazione del luogo stesso. Qui forma, potremmo dire nome e forma, è un termine che in sanscrito si dice nama rupa, e si definisce in un composto, in un binomio, appunto tipico per indicare anche le entità materiali, ciò che ha nome e forma, nama rupa, ed è un termine, un binomio che compare in uno dei più famosi versi della letteratura buddista, che è quello del Sutta del Cuore, in giapponese Hanya Shingyo, Harabita Hanya Shingyo, quando si dice la forma è vuoto, il predicato è non esiste in realtà nella versione cinese giapponese, però diciamo non è altro, non differisce dal vuoto, il vuoto non differisce dalla forma. Forma sarebbe nel sanscrito nama rupa, in cinese, in sino-giapponese è shiki, che significa originariamente colore, il colore, quindi l'aspetto sensibile, estetico delle cose, non è altro dal vuoto, cioè dallo sfondo a partire da cui quella manifestazione fenomenica
esiste, si dà, accade, e viceversa non ci sarebbe vuoto se non in rapporto con queste forme. Questo, se questa aggiunta è fondamentale, perché altrimenti che cosa succederebbe? Che noi subito ipostatizzeremmo, cioè sostanzializzeremmo, faremmo diventare soggetto forte quello stesso vuoto. Diremmo: d'accordo, non ci sono le singole forme, le singole figure, la mia soggettività, se non all'interno di un orizzonte di significati, se non all'interno di un grembo che accoglie. Ma quel grembo c'è indipendentemente da tutto. Il Tao, l'assoluto, il sé con la S maiuscola, esiste bene indipendentemente dalle sue figure. Invece nel mondo buddista si dice: no, attenzione, non ci sono figure se non in relazione ad uno sfondo, ma non c'è nemmeno uno sfondo che non sia in relazione con le sue figure. E questo vuol dire anche cambiare molto un certo tipo di concezione che abbiamo forse in modo irriflesso, ereditato, che vede appunto un assoluto assolutamente trascendente, che sta al di là, al di fuori, al di sopra delle cose del mondo. No, Nishida dice, sulla scorta del pensiero buddista, se si dà un assoluto, questo assoluto è paradossalmente in relazione. Perché paradossalmente? Perché un assoluto che è in relazione non è un assoluto, il logico dice. Se è in relazione, è relativo alle sue figure. Proprio per questo Nishida introduce l'idea di assoluta autocontraddizione, che è un altro modo per indicare questo luogo. Il luogo si dà, si esplica, si esprime nelle sue figure. Le figure traggono consistenza, si danno perché sono figure del luogo. Non c'è l'uno senza l'altro, ma al tempo stesso l'assoluto e il relativo non sono polarità contrapposte. Sono polarità che esistono necessariamente perché l'una dà vita all'altra, come l'io dà vita al tu. Perché c'è un io? Perché c'è un tu che dice all'io che c'è. Perché c'è un tu che si pone di fronte all'io. E viceversa, c'è un tu grazie, in virtù di un io che adesso si contrappone o si confronta. Nishida parla di negazione. L'assoluto si nega, si autonega nel relativo, nel determinato. Il determinato si nega nell'assoluto. Sono termini tipici del lessico filosofico, soprattutto del lessico filosofico di quell'epoca. A noi può interessare anche poco entrare nei dettagli, entrare in confidenza con questo tipo di terminologia. Quello che però è importante è che dal punto di vista del pensiero di Nishida, dal punto di vista della sua esperienza dello Zazen, ciò che fa dell'identità del sé, di questo sé aperto, abbiamo visto, di un sé che non è più scoglio, roccioso, che si vuole autoconsistente, ma un sé che si vede come costitutivamente aperto, in relazione, non è più l'identità logica che esclude l'alterità, che si rende solida. L'identità è piuttosto un'identità che include la contraddizione. Come dire, in altri termini, non è che io sono nero e siccome sono nero allora non posso essere bianco, ma io mi riconosco come nero proprio perché c'è un bianco che fa sì che io mi riconosca come nero, e in questo senso io partecipo anche del bianco. Quindi la alterità, la distanziazione, la differenza non è un fattore discriminante che impedisce la relazione, ma è il fattore costitutivo di ogni identità, di un'identità che però è un'identità aperta, dinamica, in flusso. Non è l'identità rocciosa che si barrica dietro una supposta corazza, che non entra, che non si lascia permeare, per così dire. Allora, bisogna a un certo punto accettare che la logica, diciamo il principio di non contraddizione, o è assoluto o non è assoluto, se è relativo o non è assoluto, questo tipo di logica a un certo punto deve essere superata, dice Nishida,
per riuscire a capire che questo luogo, questo sfondo, è il grembo da cui ogni tipo di pensiero emerge, anche questa logica di contraddizione o di non contraddizione. E quindi la logica, emergendo dal luogo, dovendo sussistere in un luogo, non può comprendere quel luogo, cioè non può averlo come oggetto, perché ne è espressione. La logica di contraddizione è come un'onda, una delle tante onde dell'oceano, e in quanto onda è espressione dell'oceano. Non è falsa, ma è una sua espressione, una sua manifestazione. Così come un mio pensiero, magari anche un mio pensiero errato, una mia debolezza, non sono qualcosa che non corrisponde alla mia natura, fanno parte della mia natura, ma io posso sbagliare senza identificarmi totalmente con il mio errore. Così come posso anche essere capace di un'azione eroica, ma devo anche sapere non identificarmi solo con quell'azione eroica, perché magari è l'unica che riesco a fare in tutta la vita. Tutte queste sono occasioni del darsi dell'identità, di un'identità che però appunto è sempre plurale, molteplice, diveniente. Ecco l'idea di Anatta, ecco l'idea così importante per il buddismo, perché questo non sé significa capacità di aprirsi alla relazione costitutiva con l'altro da sé. Significa non trincerarsi dietro o dentro l'illusione che ci sia una risposta definitiva, che ci sia una parola che pone fine a tutte le domande, che ci sia una figura che riassume tutte le figure, perché ogni figura è figura di transito, potremmo dire, è figura in cui transita, soffia, spira, appunto un pneuma, per dirla con il termine greco, un prana, per dirla con il termine sanscrito, un chi, per dirla con un termine cinese, un ruach, per dirla con un termine ebraico. Tutte le grandi tradizioni, se vogliamo, hanno queste che Panikkar aveva chiamato equivalenti omeomorfici. Non sono esattamente la stessa cosa, ma all'interno dei loro rispettivi sistemi svolgono lo stesso ruolo. Non è esatto dire che ruach per un ebreo dell'VIII secolo avanti Cristo è esattamente la stessa cosa del chi per un taoista del IV secolo, no. Però a livello analogico troviamo delle corrispondenze forti, troviamo che nel sistema del pensiero, diciamo, del messianismo ebraico dell'VIII secolo, il termine, l'esperienza contrassegnata dalla parola ruach ha un significato che può essere analogo a quello di chi o a quello di pneuma, diciamo, in altri contesti. Allora, ecco perché qui c'è anche una relazione forte con il pensiero del primo Nishida. E Nishida, appunto, è come se per tutta la vita cercasse continuamente di raffinare, di elaborare meglio, di sgrezzare le prime intuizioni che ha avuto a 40 anni con quella sua prima opera, in cui aveva cercato di tematizzare la nozione di esperienza pura. La nozione di esperienza pura è la nozione di un'esperienza primigenia in cui non c'è un soggetto distinto da un oggetto, non c'è un io che percepisce la luce di una lampada o il freddo di una superficie, ma c'è l'esperienza in sé, anteriore alla scissione soggetto-oggetto. L'esperienza, potremmo dire, forse del feto nel grembo materno, un'esperienza in cui non c'è ancora una coscienza che si senta distinta dall'ambiente di cui fa parte. E il processo di individuazione del soggetto passa anche attraverso la perdita, il lutto, se vogliamo, del distacco dal grembo materno e dall'identificazione con il seno materno, che probabilmente dura appunto anche qualche settimana o qualche mese dopo la nascita. Però ecco, l'esperienza pura sarebbe questa esperienza di totale fusione che in qualche misura è nel buddismo considerata la natura di Buddha, questa capacità di essere in comunione con le cose, con tutto ciò che accade.
lasciandosene attraversare. L'esperienza pura per Nishida è più importante e più comprensiva del soggetto. Quindi è come se ci fosse uno slittamento dell'accentuazione, la sottolineatura. Non concentratevi sul soggetto, non pensate all'io come portatore di sapienza, come necessario soggetto di salvezza. Ecco la grande questione. Si parte da lì, perché anche Buddha parte da un senso di malessere e c'è un io che prova disagio, ma la soluzione, chiamiamola così, la scoperta, l'intuizione del Buddha è che finché c'è un io che prova un malessere e quello stesso io pretende, spera, vuole, ambisce alla salvezza, resta preda di quello stesso circolo, il samsara, il pellegrinaggio. È sempre l'io che soffre, è sempre l'io che anela alla liberazione. L'uscita dal samsara non è l'uscita dell'io che finalmente non soffre più, ma è l'uscita dall'io. Nel momento in cui non c'è più un io che si considera autonomo, soggettivo, portatore di esperienza, allora ci si sente parte di quel grembo, di quell'assoluto, di quello sfondo, di quel luogo che, se vogliamo, è il vero universale concreto, direbbe Nishida, il vero soggetto di cui tutti noi siamo espressioni, manifestazioni. Allora, in quel senso, l'esperienza è più importante di colui che la compie. Il transito del soffio è più ricco dell'involucro che lo veicola. Come nella musica, potremmo dire, cioè, non ci sarebbe musica senza gli strumenti. Ma lo strumento, perché ci sia musica, non deve trattenere l'aria. Pensiamo a uno strumento a fiato come il flauto, deve lasciare che l'aria transiti, e la bellezza dello strumento, la sua grandezza, consiste nel lasciarsi attraversare dall'aria, ed è così che produce la musica, non nell'idea di dire la musica è mia e me la tengo per me. Se si trattiene l'aria nella cornamusa o nel fagotto o nell'oboe, non c'è melodia, non c'è armonia, non c'è musica. Allora, questa è la vita del soggetto. Se noi lasciamo transitare la vita attraverso di noi e se accettiamo che a un certo punto questa vita, appunto, passi oltre noi, allora in questo senso la vita è, come dire, guadagnata, è vita vissuta. Altrimenti diventa vita perduta. Prosaicamente, anche con i soldi funziona così. Chi trattiene i soldi in realtà non lascia fluire la vita, è sperperando, se vogliamo, che circola la vita. È un dispendio, è tutta una corrente, il pensiero francese del Novecento, che cerca di pensare, di teorizzare in antropologia, in filosofia, gli antropologi, Marcel Mauss, l'economia del dono, il dispendio nelle società cosiddette primordiali o tribali. C'è più vita là dove c'è la capacità di donare, cioè di, tra virgolette, sprecare. Lo spreco ovviamente è un termine connotato negativamente, ma vuol dire non trattenere, perché quanto più trattieni tanto più perdi, quanto più doni tanto più invece, come dire, la vita si riproduce. Lascia andare, perché se lasci andare ne avrai in abbondanza. Se trattieni, perderai anche quel poco che credi di trattenere. Allora, volevo leggere un'altra bella citazione da un artista giapponese, perché anche questa secondo me è indicativa e ci fa capire, attraverso un'altra breve testimonianza, in che senso l'esperienza è più importante del soggetto, è più inclusiva. Il luogo è precedente, è prioritario. Noi diciamo prima c'è un soggetto e poi c'è l'esperienza del soggetto. Invece no, dicono i giapponesi. Il soggetto è una determinazione dell'esperienza. Prima si dà l'arte e poi c'è l'artista. Prima c'è la musica e poi c'è il musicista. Prima c'è l'amore e poi c'è l'innamorato. Allora, questo è un pittore, un calligrafo, Morita Shiryu, che vive tra, mi pare, 1912 e 1998, quindi proprio fa quasi tutto l'arco del XX secolo, e scrive:
siccome traduco dall'inglese, per cui mi blocco ogni tanto forse, dal momento che non c'è un sé in sé, in se stesso, e non c'è un pennello in se stesso, non si dà nessuna relazione tra un io in sé e un pennello in sé. Piuttosto dobbiamo dire che ciò che esiste è un intero che potremmo chiamare io e il mio pennello. Non è che prima c'è un io, prima c'è il pittore e poi c'è il pennello e poi c'è il foglio, come entità distinte che in un secondo tempo entrano in relazione. Il pittore diventa tale nel momento in cui sta dipingendo. Prima è un'altra cosa. Prima io sono un soggetto che è in relazione con la sedia, per esempio, sulla quale si è seduto, e che è in relazione con il pensiero e con la concentrazione che precede l'attività pittorica. Io prima della corsa non sono un io che poi è quello stesso io che si mette a correre. L'io che corre è un'altra cosa dall'io che precede il momento della corsa. L'atleta che sta correndo in quel momento diventa quella cosa lì, che è atleta che corre. Quell'unico inseparabile intero vive qui ed ora. E questa è l'effettiva sostanzialità del mio essere un calligrafo, qui ed ora. Quindi sempre questa contestualità, e non c'è un calligrafo, un pittore in astratto. C'è sempre un pittore, un calligrafo, un monaco, un docente, uno studente, nel contesto, nel gesto che concretamente sta in quel momento vivendo. È chiaro che poi per economia cognitiva, per così dire, noi abbiamo tutto sommato bisogno, la carta d'identità ci dice che abbiamo un nome e un cognome e ci identifica con dei dati somatici e magari con la professione. Questo è utile perché ci evita di dover continuamente mettere in conto un lavorio, quindi in questo momento sono un pilota che sta guidando la macchina, poi divento qualcuno che esce dalla macchina. Non avrebbe senso a livello cognitivo un discorso del genere. Ma il lavoro del buddismo è un lavoro decostruttivo, perché ci dice attenzione appunto a non affezionarvi così tanto a quella fottina della carta d'identità, al punto tale da credere che il vostro sé più profondo coincide esattamente con quella cosa lì, perché il vostro sé non coincide con quello, non coincide con la vostra professione, né con i vostri meriti, né con i vostri demeriti, né con i vostri pensieri di oggi, né con quelli di ieri, ma è tutte queste cose e più ancora. Chiamiamo, e scrive Morita, non so se avesse letto Nishida, ma forse sì, cioè chiamiamo questa singola totalità, io e il mio pennello, luogo. Usa proprio basho in giapponese. Ora, questo non significa che qualcuno sia giunto pienamente a se stesso una volta che ha aggiunto un pennello a sé, come dire, non è che una volta io chiamo luogo questa mia relazione di me calligrafo, di me pittore con il pennello, non è che nel momento in cui io, siccome sono un pittore, prendo il pennello in mano e metto a dipingere, allora ho realizzato automaticamente la totalità, ma mi rendo conto, in questo senso le discipline artistiche, che noi chiameremo artistiche in Giappone, sono un efficace esercizio di attenzione per ricordare proprio questa dinamica relazionale. Il Chano Yu, per esempio, quella che noi chiamiamo la cerimonia del tè in Giappone, è molto chiaro, è molto esplicito da questo punto di vista. È tutto un sistema di relazioni. La relazione del suono dell'acqua e del bollitore, la relazione gustativa, olfattiva, interpersonale di colui che officia la cerimonia del tè, di coloro che l'ascoltano, i gesti, il silenzio, la penombra, l'ambiente esterno. La cerimonia del tè è esattamente un nucleo di relazioni in cui il tè è un'occasione per il prodursi di questa sorta di espansione della nostra capacità di interazione estetica col mondo. Estetica nel senso di interazione sensoriale, che ha a che vedere con il nostro corpo.
e che però non si riduce soltanto a bere dell'acqua calda. Bene, beh, allora, questa era l'introduzione in realtà. Volevo arrivare a leggere un po' di Nishida, cioè adesso abbiamo ancora tre quarti d'ora, 50 minuti. Volevo passare attraverso alcune pagine di questa, di questo testo. Questo è il secondo incontro che dedichiamo a Nishida, ce ne sarà un terzo. Volevo cercare di leggere alcuni brani delle prime due parti sulle cinque che compongono questo, questo breve libro, perché fondamentalmente appunto è una settantina o un'ottantina di pagine, dalla parte 1 e dalla parte 2, diciamo dalla pagina 102 e la pagina 152. Volevo soffermarmi appunto su alcuni aspetti che a mio giudizio ci possono appunto far avanzare nella direzione di comprendere che cosa significa luogo, che cosa significa sé o soggetto. Allora, pagina 102, la seconda riga, Nishida scrive: il sé, e qui lui utilizza Jiko, appunto, non utilizza io, non utilizza soggetto, il sé non è altro che un punto focale del mondo, in cui il mondo è la biblioteca che si chiama Tornigi. Il sé non è altro che un punto focale del mondo in cui il mondo riflette se stesso in se stesso. Non c'è un mondo come luogo asettico e degli individui, delle entità che all'interno del mondo si danno nel vuoto. Ma ogni evento di mondo è parte di quello stesso mondo. Ogni mio pensiero è un pensiero attraverso di cui il mondo pensa se stesso. Qua mondo per Nishida potrebbe anche essere Dio, si potrebbe scrivere Dio, si potrebbe scrivere assoluto, si potrebbe scrivere luogo. È un filosofo di tradizione ebraica olandese del 600, Spinoza, avrebbe detto la stessa cosa. Deus sive natura, dice Dio o natura o sostanza. Tutti gli infiniti pensieri sono i pensieri del mondo, attraverso i quali il mondo pensa a se stesso. E il mondo non è altro che l'infinito accadere divino. E questo significa qualcosa chiaramente che a noi subito sono discorsi già emersi altre volte. Ma allora anche pensieri cattivi, ma allora anche pensieri dolorosi, anche le esperienze dolorose. Sì, direbbe Nishida, anche queste sono onde dell'oceano, anche queste sono forme, figure dell'accadere, dell'assoluto, del luogo. Il vero esercizio da fare è capire il modo corretto di intenderle. Cioè, come sempre, il lavoro che abbiamo visto in Eckhart, che abbiamo visto in Simone Weil, che vediamo in Nishida, è un lavoro di purificazione dello sguardo per entrare in contatto con l'accadere, con gli eventi del mondo, senza proiettare su quegli stessi eventi le nostre aspettative, i nostri desideri egoici, appunto. Perché se sono nostri, in un senso che però fa disciogliere la egoità che si pretende separata e distinta dall'alterità, allora quel nostro diventa un nostro universale, diventa un cazzolicon, diventa una dimensione veramente di assolutezza. E io riconosco che ogni singolo filo d'erba è parte e espressione del tutto, ed è tutto, e in esso si concentra, si intensifica la totalità. Se però io invece adotto come punto di vista quello di un ego che si presume o che si pretende separato dalle cose del mondo, allora ecco che il mio modo di vedere le stesse cose le
trasvaluta, le snatura, le perverte in un certo senso. La perversione sta nello sguardo più che non nelle cose in sé. È chiaro che quando lo sguardo diventa particolarmente perverso, cioè affetto da egoità, allora sì che si introduce nel mondo un male in eccesso, che è un male che è proprio prodotto dalla singolarità egoica del soggetto umano. È un male che nessun animale non umano produce, perché nessun leopardo, nessun orso polare produce un tipo di dolore come il tipo di dolore che produce l'uomo, di violenza che produce l'uomo. Non è violento l'orso che sbrana la foca, mentre il cacciatore di pelli che massacra la foca a bastonate, quello è violento. La violenza è in un certo senso un uscire da una circuitazione energetica, per così dire, che eccede il senso dell'azione. È così come è violento svellere una vite senza farla girare col cacciavite, perché all'interno di quel particolare tipo di sistema meccanico che è l'avvitare e lo svitare, se io avvito e svito una vite non sto agendo in maniera violenta, per fare un esempio puramente meccanico. Se invece la strappo, agisco violentemente sul legno e sulla vite. Prendiamo mutatis mutandis questo tipo di esempio e applichiamolo appunto alla natura, all'ecologia, all'ambiente, alle persone. Se io do uno scappaccione a un bambino perché mi ha fatto spaventare perché stava attraversando la strada senza guardare, stava finendo sotto una macchina, e in quel momento da un lato do un libero sfogo alla mia preoccupazione e al tempo stesso gli insegno tramite una esperienza forte anche di dolore che non si fa così, quello non è un atteggiamento violento. Se però do lo stesso schiaffo in un altro tipo di contesto dove non è utile, allora quello stesso comportamento diventa violento. Come dire, il modo in cui io entro in contatto col mondo dipende dal modo in cui io vedo il mondo. Ecco perché nel mondo buddista il peccato, per così dire, originale è avidia, ignoranza, in giapponese mumyo, non mu, assenza, vuoto, mancanza, mio, luce, luminosità. Il mu è sempre quello di nulla assoluto e mio è quello che in giapponese è anche un nome personale maschile, si legge Akira, significa luce, splendore, luminosità. Mu mio lo possiamo tradurre con ignoranza, mancanza di vista, di discernimento, di visione. In sanscrito avidya, A, alfa privativo, assenza, mancanza, vid, stessa radice del greco id, idein, vedere, è discernimento, comprensione, conoscenza. Avidya quindi è ignoranza. Chi è ignorante fa il male, perché non capisce l'intima natura delle cose. Crede di essere altro dagli altri, totalmente altro, totalmente staccato. E quindi crede che facendo il proprio interesse e non facendo l'interesse degli altri, truffando il prossimo, ingannandolo, cercando di procacciare per se stesso un bene a detrimento degli altri, crede di guadagnarci. Questo è un vedere male le cose credendo di vederle bene. È in questo modo che il male, si genera e si moltiplica. L'esercizio quindi è un esercizio di depurazione, di decantazione dello sguardo, se vogliamo dire così. Vedere bene per poter agire bene. Ecco perché la risposta del Buddha è il silenzio, perché non c'è una risposta teoretica, e theorein, da cui teoria, in greco significa visione, vedere. Non è una risposta teoretica quella del Buddha, ma è una risposta etica. È una risposta che ha a che vedere con l'ethos, col comportamento. Come dire, avete queste domande? C'è Dio o non c'è Dio? C'è un ego o non c'è? Io non ho risposte.
se volete, venite a vedere come vivo. Quella è l'unica risposta che vi posso dare. Se volete, avete la pazienza di venire a vedere come vivo, com'è la mia vita, com'è nei suoi gesti concreti, quotidiani, quella è l'unica risposta che vi posso dare. Ecco perché, anche qui in maniera interessante, al di là di tutta la bellezza delle grandi scritture che le tradizioni sapienziali, filosofiche e religiose ci hanno consegnato, in molti casi le testimonianze dei grandi maestri sono testimonianze senza scritti. Anche questo l'avevamo forse già detto più volte. Né Confucio, né Gesù, né Socrate, né Buddha scrivono una riga. È come dire, la testimonianza che io posso dare è una testimonianza di vita, che non può essere, che non può tollerare di essere scritta. Guai a idolatrare la scrittura, perché la scrittura comunque riassume, irrigidisce, comunque dà nomi, usa segni, le parole sono segni, e i segni non possono esaurire la totalità che vogliono indicare. Sono come il dito che punta alla luna. Allora va benissimo il dito che mi aiuta a volgere lo sguardo in direzione della luna. Se io però perdo di vista la luna perché mi attacco al dito, allora non ho capito niente e soprattutto non riesco davvero a trasformare quella vita che invece doveva essere trasformata e voleva essere trasformata. Quindi, come dire, le scritture sono dei viatici, le parole anche sono dei protrettici, cioè danno una ispirazione, muovono a, istigano a intraprendere un certo tipo di cammino di comportamento, ma alla fine potremmo dire, forse sembra un po' così banale, però è l'esempio concreto che si dà l'unica risposta, che è una risposta difficile. Perché? Perché richiede tempo, perché sarebbe più comodo avere la frasetta conclusiva, la risposta. Invece una risposta che si incarna e che si concretizza in una pratica di vita è una risposta che dura tutta un'esistenza e che quindi ha i suoi alti e i suoi bassi, ha i suoi giorni di... Chissà quante volte certi discepoli del Buddha avranno pensato che forse il Buddha li stava menando per il naso. Cioè, adesso, per dire, probabilmente anche le vite di questi maestri saranno state contrassegnate sia da giorni di stanchezza, di mal di testa, di mal di pancia, di raffreddore, sia da momenti in cui magari non ne potevano più, nei loro studenti, nei loro allievi, né di se stessi, e lo stesso anche i discepoli. Cioè, noi tendenzialmente abbiamo dei precipitati, come dire, dei sedimentati che ci fanno vedere gli aspetti più splendidi, le perle di saggezza, però poi vivere per 5, 10, 20 anni con una persona è un'altra cosa, e questo anche nella vita familiare lo sappiamo bene che cosa vuol dire la fatica della quotidianità. Anche voler bene una persona e sapere che nonostante quel tipo di sentimento non è sempre facile viverci insieme, anzi talvolta sarebbe molto meglio, molto più semplice viverci lontani. Quindi anche i testi di filosofia in realtà sono più che altro delle, come dire, le sbarre per gli esercizi per il ballerino. È come uno che ha bisogno, o gli attrezzi, non so, i pesi per uno che fa palestra, sono degli strumenti che ci aiutano a lavorare, ma non dobbiamo feticizzarli, non dobbiamo idolatrarli. Il testo è un viatico, è uno strumento, ma deve diventare appunto, come dire, è come il, faccio un parallelo forse debito, ma come nella comunione eucaristica, deve essere mangiato il pane perché si trasformi in vita e poi anche espulso fisiologicamente, non è qualcosa che deve essere tenuto lì e basta. Il libro deve essere mangiato, digerito, strappato magari, dimenticato talvolta, ripreso, questo è incorporare un testo, e la filosofia o è questo o non è nulla, o è veramente erudizione. Molto spesso quello che si fa fatica anche a passare, adesso parlo anche dell'esperienza mia a scuola, che è molto bella e molto gratificante, ma la cosa più difficile è proprio questa,
riuscire a veicolare al tempo stesso la bellezza educativa dell'esercizio di pensiero. Ed è un'educazione, proprio come il muscolo che si allena facendo le ripetute sulla pista di atletica, così è importante ed è bello vedere giovani menti che si allenano a pensare confrontandosi ed esercitandosi con grandi autori del passato e del presente. Ma questo è solo il primo passo, perché la vera questione in gioco è una questione, direi, esistenziale, cioè è la capacità di riuscire a trasformare in carne e sangue queste parole. Allora, proviamo ad andare avanti, perché appunto altrimenti non leggo neanche due pagine. A pagina 103, l'ultima riga di 102 e inizio di 103. Ciascun sé, come uno dei tanti individui del mondo e in quanto uno dei suoi punti focali, esprime in sé stesso il mondo e mantiene la propria direzione lungo la direzione del punto focale attorno a cui il mondo stesso si forma. Vedete, cioè, quanta importanza si dà anche all'individualità in un discorso che decostruisce l'ego, che sembra far piazza pulita di ogni nostro attaccamento all'io. Al tempo stesso cosa si dice? Che ogni singola individualità è punto focale del mondo. Questo secondo me è straordinario ed è geniale anche. Ci hai appena detto che non ci dobbiamo attaccare alla nostra singolarità e al tempo stesso ci viene a dire: guarda che quella singolarità è l'assoluto, è Dio, è il divino. Ma perché? Proprio la singolarità che accetta di transitare, proprio la singolarità che accetta di non essere fissata, di non essere assolutamente autonoma, che non si dà un nomos, una legge da sé, in sé e per sé, ma quella singolarità che si riconosce aperta, flessibile, attraversata dalle differenze, allora quella è la singolarità che guadagna quello che credeva di avere perduto abdicando alla propria supposta integrità. Cioè guadagna tutto, guadagna la totalità. Poche righe sotto. Dire che il sé come punto focale del mondo determina se stesso in maniera autoespressiva non implica considerare necessariamente il sé secondo la logica oggettiva. Significa piuttosto che il sé è un centro del presente assoluto che abbraccia l'eterno passato e l'eterno futuro. Cioè la compresenza della totalità, la intersezione infinita è a livello non solo spaziale ma anche temporale. Ovviamente luogo è un concetto spaziale ma che travalica le categorie di tempo e di spazio intesi nella loro misurabilità fisica. Cioè sia a livello di diacronia, di sviluppo del tempo, di cronologia, sia a livello di spazialità, tutto è intrecciato con tutto. E da ogni cosa tutte le altre in qualche misura emergono, si dispiegano. In questo orizzonte ogni singolo incontra in sé la totalità. Ecco perché, allora, sulla scorta di questo discorso, poi Nishida in altri punti cita Agostino e dice, come scrive Agostino, in interiore hominem habitat veritas, nell'interiorità, nell'interno dell'uomo abita la verità. Non perché l'uomo in quanto singolo sé, in quanto ego autonomo, possieda la verità, ma perché l'interiorità dell'uomo che si apre, che si sa sviluppare, che si sa essere espressione dell'assoluto, in questo senso, nell'interiorità aperta, un'interiorità non barricata ma dispiegata, in questa interiorità c'è la verità, cioè c'è la relazionalità. Questa è la ragione per cui considero il sé come una istantanea autodeterminazione del presente assoluto. Ogni istante ha l'eternità. Ogni istante è una singola istantanea autodeterminazione della totalità. Perciò il sé è un'esistenza autocontraddittoria. Ecco, è autocontraddittorio. Se noi ragioniamo in termini solo puramente logici,
è contraddittorio dire che l'assoluto è in quanto è relativo, perché poi l'assoluto è relativo. Non posso dire che il nero è anche bianco, perché poi nero è bianco. Invece, secondo Nishida, è questo il modo più vero per avvicinarsi alla comprensione dell'uovo, dell'accadere divino del mondo. Cogliere nel sé l'assolutamente altro e nell'assolutamente altro il sé. Io non sono se tu non mi dici chi sono io, ma anche tu non sei se non ci sono io a dirti chi sei, a dirti, a rivelarti, o come dire, ogni tu è una rivelazione dell'io. Ogni tu che incontro per strada, un detto confuciano recita, di tre persone che incontro per strada, almeno una potrebbe essermi maestro. Come dire, non è che il maestro sia solo Confucio, non è che io debba idolatrare figure uniche, ma devo riconoscere un tu che mi dice chi sono io in qualunque volto che io incontro per strada. I cinesi sono sempre molto pragmatici e prudenti, per cui si limitano a dire uno su tre, nel senso che magari due possono anche essere dei buzzurri, però diciamo che almeno uno su tre potrebbe essere il mio maestro. È già una buona media, magari forse. Perciò il sé è un'esistenza autocontraddittoria: da una parte esso riflette il mondo in se stesso e dall'altra possiede se stesso in un altro assoluto. Nasciamo per morire e moriamo per nascere. Anche qui, gli opposti che si integrano. L'attimo svanisce in eterno ed eternamente rinasce. L'attimo perciò è eterno. L'eterno non è altrove rispetto al tempo. O è qui ed ora, o si dischiude, o si squaderna in ogni attimo che muore e nasce e muore, oppure non c'è eternità pensabile o possibile. E questo è anche Nietzsche, eh? Questo è Spinoza, questo è Eckhart, questo è Cusano. Qua Cusano è citato indirettamente ma esplicitamente quando Nishida scrive: il mondo del presente assoluto è come una sfera di grandezza infinita che non ha circonferenza e il cui centro ovunque. Questa è una classica metafora appunto cusaniana e anche in generale della mistica medievale cristiana. Questa idea appunto che ogni punto dell'universo è centro, perché là dove lo spazio è infinito, il centro ovunque e in nessun luogo. Questo è il mondo dove la necessità è libertà e la libertà è necessità. Anche qui la tradizionale dicotomia tra libertà e necessità viene a cadere. L'essere libero e l'essere necessario si incontrano, si fondono. Andiamo un po' avanti. Dal punto di vista della logica del giudizio, si può pensare che ogni cosa sia un attributo dell'uno che è considerato come soggetto, mentre dal punto di vista della logica oggettiva, si può pensare che ogni cosa sia un'attività dell'uno inteso come oggetto. Ma ambedue questi punti di vista possono essere capovolti e considerati nei termini dell'autodeterminazione del luogo. Di contro all'essere come soggetto, possiamo considerare l'essere come predicato. L'essere di Platone mi sembra vada in questa direzione. E poche righe sotto, noi pensiamo in sé come il centro di un luogo predicativo alla maniera di un'identità contraddittoria. La riflessione non è altro che l'attività di questo luogo che riflette se stesso in se stesso. Tutte le operazioni della nostra coscienza possono essere comprese a partire da questo luogo. Qua ci sono due punti fondamentali che affiorano da questa formulazione abbastanza criptica, soprattutto poi estrapolata così dal contesto, bisogna proprio leggere riga dopo riga. Una questione che in realtà, bisogna anche dirlo con onestà, non viene mai propriamente fino in fondo risolta da un punto di vista filosofico da Nishida, ed è in un certo senso un postulato anche nel buddismo, effettivamente poi non pretende di essere una filosofia che risolve tutto a livello logico. Il problema che si pone qual è? Ma allora il luogo in fondo resta a sua volta qualcosa di pensato dalla coscienza? La coscienza che lo pensa, che lo dice, che lo pone è più ampia del luogo? Oppure la coscienza che pur pensa il luogo e lo dice ne è in qualche modo appunto una autoespressione?
Ora, è chiaro che Nishida propende per questa seconda ipotesi, ed è questa l'idea anche al centro del pensiero buddista. Cioè, non è che ci sia il pensiero dell'illuminazione, del Satori, del Busho, che è più grande di Busho. Il pensiero è una autodeterminazione di Busho. Ma come lo si può fondare teoreticamente? Questo no. Bisogna accettare che sia un'esperienza sorgiva. Un atto di fede, potremmo anche dirlo, nel senso di una fiducia, di un'esperienza che si trasmette, che si trova. E da questo punto di vista credo nessun buddista si scandalizzerebbe, direbbe no, c'è un'assoluta rigorosa autofondazione filosofica. Non è quello il lavoro, non è quello l'interesse. Altro sarebbe invece il punto di vista, appunto, che dice no, nel momento in cui la penso e la dico, l'assolutezza del luogo è già un contenuto del pensiero, e quindi il vero assoluto è il pensiero, non il luogo. Questa sarebbe la posizione hegeliana, per dire. In Hegel l'assoluto, Dio, lo spirito, coincide alla fine con il pensiero. Quindi le figure dello spirito assoluto, come le chiama Hegel, che sono l'arte, la religione e la filosofia, vedono appunto la filosofia a livello più alto, perché la religione, dice Hegel, è ancora un gradino sotto, perché pensa ancora a Dio secondo i modi della rappresentazione, cioè secondo i modi del mito, se lo figura con dei simboli, con l'idea di padre, con l'idea di agnello. Invece la filosofia riesce a liberarsi anche di queste forme. Hegel non ha una grande opinione del simbolo, del simbolico, perché c'è ancora troppo impastato di sensibilità, mentre il concetto, il pensiero puro, è ciò che ci fa alla fine rivelare quello che la rivelazione ha detto agli uomini nella forma della rappresentazione. La filosofia lo comprende concettualmente. Nishida, che conosce bene Hegel e questa posizione, dice invece no, non è il pensiero che veramente ingloba l'esperienza dell'accadere divino, l'esperienza religiosa del mondo, della connessione religiosa, ma è il mondo, è l'accadere che si esprime anche attraverso il pensiero. Però se mi chiedete di fondarlo razionalmente, è chiaro che cadrei in un circolo vizioso. Cioè, come fa il pensiero a fondare se stesso? Dal punto di vista di Nishida non si può, e bisogna accettare, e l'esperienza dello Zazen è ciò che fa fare questo scarto, fa, come dire, intravedere il pensiero come dito che indica la luna e che è illuminato dalla luce della luna. Il pensiero è la luce della luna riflessa sull'acqua, e la luce della luna riflessa sull'acqua è vera luce, non è una luce fasulla, ma non la possiede. La luna, anche se l'acqua si intorbidisce, anche se viene agitata, la luna rimane immota nella sua purezza. La luna è Basho, è luogo, è Dio. Il riflesso sull'acqua è una delle sue espressioni, per esempio attraverso il pensiero, oppure attraverso la calligrafia, oppure attraverso la cerimonia del tè. Quindi questo è uno dei problemi, appunto. Sta prima, è più potente il pensiero, la coscienza che pensa il luogo, o il luogo che comprende la coscienza? Nishida propende appunto per il luogo, è l'universale veramente auto onnicomprensivo. L'altra questione che emerge da questo brano è proprio quella del predicato, che forse avevamo iniziato a vedere la prima volta quando avevamo parlato di Nishida. La logica occidentale, secondo lui, ha privilegiato da Aristotele in poi la centralità del soggetto, della sostanza, appunto. Quando dico che il tavolo è marrone, la giornata è calda, Socrate è greco, in queste frasi, in queste formulazioni, il punto centrale nella logica occidentale è il soggetto, è Socrate, tavolo, giornata, che si determinano in quanto greco, in quanto marrone, in quanto calda. Quello che invece vuole fare Nishida è spostare il baricentro dal soggetto al predicato. Dice: l'idea che io ho di luogo, di Basho, l'idea che io ho di Dio,
non è un soggetto assoluto, è un predicato assoluto. È quel predicato che include tutti i soggetti. E in questo senso è anche interessante che, di nuovo, secondo me, agisce sotterraneamente la configurazione della lingua sino-giapponese, che pensa ai caratteri sempre anche con una potenziale funzione verbale e non solo come sostantivale. Nelle lingue occidentali è molto più netta la distinzione tra nomi e verbi. Invece in cinese, soprattutto in cinese più ancora che in giapponese, ogni carattere è anche un verbo. Tao non è solo la via, è l'andare, il muoversi, il camminare. Wei non è solo l'azione, è l'agire. Quindi quando Nishida parla di predicato come il vero universale assoluto e non di soggetto, è come se ci dicesse: guardate che Dio è movimento, è flusso, è dinamismo, prima cosa. Seconda cosa, appunto, se io parto dal soggetto, per esempio poniamo lo scarlatto, è una variante del rosso. Lo scarlatto soggetto è un tipo di rosso predicato. Rosso è un tipo di colore. Il rosso diventa soggetto e colore diventa predicato. Colore è un, poniamo, un ente, un nome. Colore diventa soggetto, ente o nome diventa predicato. Questo è il gioco che sta cercando di innescare Nishida, allargare sempre di più verso un predicato che includa tutti i soggetti. Perché se noi stiamo sull'idea del soggetto, Socrate è il soggetto individuale, è l'individuo, e Aristotele è molto importante questo, perché dice l'individuo singolo, qua potremmo fare una specie di altro seminario per capire da dove nasce l'idea di individuo in Occidente e, se vogliamo, anche l'idea di diritti individuali. È sulla centralità fondamentale, positiva, cioè quanto bene c'è nell'idea di diritti inalienabili dell'individuo. E questo si fonda, se vogliamo, sulla categoria grammaticale del soggetto della grammatica delle lingue occidentali, del sanscrito, del greco, dell'italiano. Il soggetto è l'indivisibile. Io posso dire, scrive Aristotele nei topici, nelle categorie, io posso determinare Socrate e dire che è calvo, che è bianco, che è giallo, che è vecchio, ma tutti questi attributi non descrivono in ultima istanza esattamente chi è Socrate. Socrate è il soggetto e il soggetto è quella sostanza che non può mai diventare predicato. Io posso dire che Socrate è greco, ma non posso dire il greco è Socrate. Il soggetto non diventa mai predicato. E tutto il pensiero occidentale, e forse anche un certo tipo di idea religiosa occidentale, in cui è l'individuo che viene salvato in quanto individuo, ha, come dire, utilizzato anche questa concezione in maniera molto forte. E invece che cosa fa Nishida? Dice: no, io prendiamo il colore scarlatto. Lo scarlatto è un sottoinsieme del rosso. Che cos'è il rosso? È un sottoinsieme dell'insieme colore. Che cos'è il colore? È un sottoinsieme di qualcosa di più grande che chiamiamo nome. Che cosa sono i nomi? Un sottoinsieme degli enti. Vedete che cosa sta facendo? Sta non andando, convergendo verso qualcosa di indivisibile, ma sta ampliando fino ad allargare allo sfondo che è predicato universale, inclusivo di tutti i soggetti. Questo è Dio per Nishida, questo è l'uomo, è questo universale degli universali che non può mai essere incluso da null'altro di più ampio. Infatti il massimo universale nel pensiero occidentale qual è? L'essere. L'essere è l'onnincludente. Che cosa c'è oltre l'essere, dice Nishida? Nulla, appunto. Il nulla è più inclusivo dell'essere, nel senso che ciò che sta oltre, cosa c'è oltre l'essere? Appunto, mu, che è anche un gioco, se vogliamo, di parole, nel senso che mu è come nel koan dello Zen, un cane ha la natura di Buddha, mu vuol dire no, non ce l'ha, ma vuol dire anche, come dire, sospendo la risposta, boh, ma
mu, non c'è possibilità, è uno sfondo vuoto che la domanda spalanca. La domanda si produce in questo sfondo. L'assoluto accadere divino del mondo è questo luogo ed è questo sfondo. 10 minuti ancora, perché volevo leggere ancora 2 parti, saltando. Spero che siano abbastanza chiari questi punti, sono molto complessi, molto densi, però siccome in realtà ci stiamo ritornando per cerchi concentrici, credo che piano piano si possa un po' diradare la nebbia. Vista che la giornata così limpida, spero che aiuti, nonostante il mio raffreddore. Quindi per riuscire la frase, Greco e Socrate hanno senso compiuto? Chi lo sa? Il greco sa. No, non credo che per Nishida, che Nishida arriverebbe a dire che Socrate, che il greco e Socrate hanno un senso compiuto, però è come se lui cercasse di uscire da quella logica che vede solo in quella direzione lì. Cioè, finché restiamo in quel tipo di formulazione, è chiaro che non possiamo dire che ha senso una frase come il greco è Socrate, e dobbiamo solo dire che ha senso la frase Socrate è greco. Per questo dice, dobbiamo uscire da questo tipo di formulazioni e creare una nuova logica. Finché restiamo all'interno della logica occidentale non ne veniamo fuori. Cioè, ha ragione Hegel, ecco perché tutto il suo sforzo è di cercare di creare un'altra logica. Forse possiamo... L'identità contraddittoria del mondo, che esprime se stesso autonegandosi e che forma se stesso autoaffermandosi, è sempre il mondo, è sempre, anche qui ormai usiamoli come sinonimi, mondo, natura, Dio, assoluto, luogo, nulla, sinonimi a questo punto del discorso di Nishida. È ovvio che se noi intendiamo mondo come questo pianeta Terra non capiamo niente, però il lessico, quando Nishida scrive Sekai, mondo, qui sta intendendo l'assoluto darsi, l'accadere divino delle cose. Allora, l'identità del mondo è spaziale sotto l'aspetto della molteplicità, in quanto autonegazione dell'uno, ed è temporale sotto l'aspetto dell'uno, in quanto autonegazione della molteplicità degli individui. Cioè, tra parentesi, spiega, il tempo e lo spazio non sono davvero due forme indipendenti, ma solo le due direzioni dell'autodeterminazione del luogo. Nishida è un appassionato di matematica e di fisica e legge anche Einstein, e leggendo Einstein, che dimostra la teoria della relatività ristretta nel 1905, qui siamo nel 45, quindi insomma è già passato del tempo, che cosa emerge dalle coordinate, non solo da Einstein ma da tanti altri fisici? Che spazio e tempo sono in realtà coordinate relative, che non sono degli assoluti come li pensava Newton, ma che variano a seconda del sistema di riferimento, che sono espressioni di una energia, di una massa energia che appunto si addensa e si rarefà. E Nishida dice appunto, noi chiamiamo spazio e tempo quelle che sono alcune manifestazioni, potremmo anche dire corpo e spirito, o corpo e mente, o corpo e pensiero, sono due modi del darsi del mondo, della natura, di Dio. La transizione dal creato al creante significa che il luogo determina il luogo stesso, la forma determina la forma stessa. Non c'è un creatore altro dalle sue creature, ma c'è una continua transizione, una transitività dal creante al creato, dal creato al creante. Passiamo alla parte 2, dalla pagina 123 in poi. E anche qui leggo un'altra frase che ricapitola tutti questi discorsi. Il sé esiste come autodeterminazione dell'universale, che diventa predicato ma non soggetto, oltre che determinarsi sempre come soggetto. Si determina anche come soggetto particolare, ma
originariamente è questo luogo inclusivo, questo predicato. L'attività della coscienza non è nient'altro che questo processo di autodeterminazione dell'universale. Quindi è sempre l'assoluto che si, che si singolarizza. E in un certo senso forse potremmo anche fare un parallelo con la concezione della mistica della Kabbalah ebraica, che parla di Tzimtzum, della contrazione di Dio. Com'è che crea Dio? Contraendosi. È quello che dice quindi Shin in un certo senso. Dio si autodetermina, si autonega, cioè si ritrae, e ritraendosi si produce in singolarità. Nel filo d'erba, nella formica, nella nuvola, nella nona sinfonia di Beethoven. Tutte queste sono autodeterminazioni del luogo. Ecco, qua c'è una parte più complessa, più vicina poi alla sua concezione di filosofia della religione, che anche ci riporta ad alcuni aspetti del pensiero di Eckhart. Pagina 130, seconda riga. L'assoluto, come la parola indica, in giapponese zettai, sarebbe ciò che non ha opposizione, tai è ciò che sta contro, ciò che toglie ogni opposizione. L'assoluto, come la parola indica, è dissoluzione di ogni relazione. Ma dopo la distruzione di ogni relazione non rimane niente, un semplice nulla. Un Dio che non crea niente è un Dio impotente, non è Dio. Certamente, se si pone oggettivamente di fronte a qualcosa, l'assoluto è relativo, non assoluto. Ha ben chiaro il discorso che sta, come dire, correndo sul filo del rasoio. Cioè, uno alle prime armi di logica smonta subito, ma come fai a dire che è assoluto se poi dici che è in relazione con un creato? Non è assoluto se è in relazione con altro da sé. E dice, certamente, se si pone oggettivamente di fronte a qualcosa, l'assoluto è relativo, non assoluto. Eppure, anche ciò che semplicemente si astiene da ogni relazione non può dirsi assoluto. È qui che risiede l'autocontraddizione dell'assoluto stesso. E qua, bisogna dire, ha imparato bene la lezione di Hegel, perché anche Hegel dice, se noi pensassimo che Dio sia Dio escludendo da sé il negativo, non sarebbe il vero Dio. Se noi pensassimo che Dio potesse essere Dio escludendo da sé la morte, Dio in quanto vita non può morire, questo era il grande problema anche di tante eresie gnostiche. Dio è principio di vita, la morte viene da un altro principio, è il manicheismo, per esempio, due principi co-originari, il bene e il male, Dio e il diavolo. Invece Hegel dice, no, Dio per essere veramente tale, per essere veramente assoluto, deve includere in sé anche il negativo, anche il male è una potenzialità, anche ciò che l'uomo chiama male, anche la tenebra, anche la notte, anche la morte. E quindi, poi nel sistema di Hegel, appunto, il negativo, la morte, l'assoluta lacerazione nella quale lo spirito ritrova se stesso, è testimoniata nella forma che lui chiama rappresentativa della religione cristiana dalla morte e dalla resurrezione. Cioè, non è veramente Dio il Dio che non muore. Tutto al contrario di quello che, per esempio, ne stava scandalo nel pensiero greco. Per i greci era scandaloso un pensiero che affermasse che un Dio muore. Se muore non è un Dio. Invece Hegel e quindi Shida stanno dicendo, no, attenzione, se anche da un punto di vista prettamente logico dovremmo dire che l'assoluto non può essere relativo, non può essere in relazione a, che Dio non può essere negativo, non può essere, se è assoluto principio positivo, se lo poniamo come creatore, come bene, come vita, non può contenere la morte, se dal punto di vista logico dovremmo dire questo, in realtà un vero Dio, un vero assoluto, un vero luogo, deve includere in sé l'assolutamente altro da sé. E deve essere, cioè, relazione. Il vero assoluto deve essere relazione, apertura, transito, movimento.
In che senso l'assoluto può dirsi veramente assoluto? L'assoluto è veramente assoluto ponendosi solo di fronte al nulla. Ponendosi di fronte al nulla assoluto, esso è un essere assoluto. Porsi di fronte al nulla assoluto significa che l'assoluto si oppone a se stesso in maniera autocontraddittoria. Perché il nulla è ciò che è appunto, come dire, è il massimamente altro dell'assoluto, che è il pieno, se vogliamo. Massimamente pieno ha come suo opposto il nulla assoluto, e nella relazione che si dà effettivamente il movimento di Dio, altrimenti sarebbe un Dio rigido, sterile, inerte. Forse anche nel concetto della Trimurti indiana c'è questo in un certo senso, cioè Brahma, Vishnu, Shiva sono il movimento dinamico dell'essere, nomi diversi che diamo a un'unica potenza generativa divina. In questo senso il vero assoluto deve essere un'identità assolutamente contraddittoria, pagina 131. Questo, e qua attenzione perché è molto acuto anche qui ci dà, questo è l'unico modo con cui noi possiamo descrivere Dio in termini logici. Non dice questo è il modo in cui è Dio, dice è l'unico modo in cui noi lo possiamo descrivere. È diverso, cioè... con le nostre possibilità, con le nostre forme logiche, con i segni del linguaggio che abbiamo, l'unico modo in cui possiamo descrivere Dio è questo. Come Dio sia in sé, potremmo dire, nessuno lo sa. Dio, in quanto essere allo stesso tempo nulla assoluto, non ha limiti alla sua potenza e alla sua conoscenza, è onnipotente e onnisciente. Così io affermo che essendoci il Buddha ci sono gli esseri senzienti, ed essendoci gli esseri senzienti c'è il Buddha. Allo stesso modo si può pensare che essendoci il Dio creatore c'è il mondo creato, e proprio essendoci la creazione c'è Dio. Un Dio che fosse semplicemente trascendente e autosufficiente non sarebbe un vero Dio. Qua l'articolo indeterminativo l'ha messo Tiziano Tosolini nella traduzione, in giapponese non ci sono articoli, per cui avremmo anche potuto tradurre non sarebbe il vero Dio. Dettaglio però per dire non sarebbe vero Dio, potremmo anche togliere l'articolo. Dio, così come in giapponese il carattere kami, che noi traduciamo con Dio, non ha la maiuscola, per cui anche qui la scelta di tradurre Dio con la maiuscola o Dio con la minuscola corrisponde giustamente in questo caso, perché non è un Dio del politeismo greco, non è un Dio tra i tanti dei. Però ricordiamoci sempre che anche questa è un'interpretazione ed è una traduzione, un esercizio ermeneutico. Dio deve sempre possedere anche un aspetto kenotico, la kenosis è il vuoto, lo svuotamento, che nella teologia cristiana indica appunto la volontaria sottrazione di Dio di potenza per avvicinarsi, per incarnarsi, farsi presso le cose. La kenosis è appunto lo svuotarsi di Dio fino a morire in croce, che è la massima espressione di questo svuotamento. Proprio per questo un Dio che è totalmente trascendente e allo stesso tempo immanente e allo stesso tempo trascendente, è un vero Dio dialettico. E in quanto tale si può dire che Dio è il vero assoluto. Ciò che sto affermando non è panteismo, tutte le cose sono Dio. Potrebbe essere piuttosto chiamato panenteismo. Tutte le cose sono in Dio, pan, to pan, il tutto è en theos, in Dio. Così ridurre o tradurre in forse in qualche cosa di più deglutibile a noi, no? Di questo discorso che però subito credo ci abbia colpito, benché forse ci sia difficile ridirlo con parole semplici, però
sentiamo che ci tocca e va nel profondo, no? Ciao. Intanto Bashō è banana ed è anche il nome del poeta degli haiku, Bashō. Bashō, breve, sciò, breve, è il luogo. No? Sono, o lungo è la banana, o breve è luogo, Bashō. Così, ecco, mi domandavo, ecco, appunto, come rendere digeribile a noi che siamo così composti di questa tradizione nostra, italiana, occidentale, eccetera, questi messaggi che percepiamo che ci toccano. Anzitutto, io un po', questa è una qualcosa che mi differenzia un po' da Marcello, mentre Marcello, anche dalla sua posizione, rimarca molto quasi la specificità dell'Oriente, io che un po' ci ho vissuto, e un po' ho vissuto a tu per tu proprio nella vita quotidiana, ho avuto 8 anni in un'isola dove ero solo, sempre con giapponesi e basta, ho percepito anche di più quello che c'è subito al di là delle prime forme che si vedono, come ho percepito lo stesso destino umano che ci veramente ci accomuna, quindi una profonda, direi, fraternità esistenziale. Ecco, il giapponese, per esempio, così anche educato dalla sua tradizione, dalle testimonianze dei suoi maestri, e all'abbandono dell'io individuale, quanta fatica fa, molto più dell'italiano, a perdonare alla sua individualità uno sbaglio. Penso che lo stesso destino, abbiamo lo stesso destino umano, ecco, questo lo sento molto. Detto questo, non so, ecco, noi abbiamo per esempio nella nostra lingua il riflessivo. Quando si dice si mangia, si beve, si dorme, si cammina. Chi è che cammina? Si cammina. Abbiamo il verbo intransitivo, piove. Cos'è che piove? Piove. Non ha soggetto. No, dopo lo devo io mentalmente costruire il soggetto, ma piove non è neanche la goccia che cade, piove è anche proprio tutta un'atmosfera, piove. Ecco, abbiamo anche nella nostra tradizione una ricchezza grande, credo, proprio di questa di questo esistere che si esprime prescindendo dal voler mettere un soggetto che a sua volta costruisce un predicato, no? Un soggetto, soggetto, no? Ecco. Soggetto che ormai viene dopo, bisogna in una precisazione del discorso, quando si vogliono fare dettagli, si vuole tagliuzzare il discorso, allora ecco, mettiamo il soggetto, mettiamo l'oggetto, no? Diciamo in Italia oggi si fa festa. Chi è che fa festa? No, si fa festa. Ecco, allora vorrei un po' mettere in rilievo questo perché ci facilita anche a sentire una fraternità maggiore, una vicinanza maggiore anche con questi testi che a prima vista possono apparirci così ostici alla nostra, diciamo così, tradizionale sensibilità e quindi anche espressione. Ora pensiamo per esempio, io mi chiedo, se io fossi un papà e mio figlio o mia figlia venisse brutalmente abusata e poi uccisa,
E supponiamo che poi la causa in tribunale si conclude con, supponiamo, 500.000 euro che devono essere dati alla famiglia, a me, suo padre della vittima. Io mi domando se sarei capace di accettarla. Sentirei che nell'accettare quella cifra, quella somma, io mi sentirei come se avessi ridotto mia figlia a valere quella somma. E credo che non riuscirei a accettarla. Per cui non riesco neanche a capire quel rincorrere per avere riscatti in seguito anche a errori di valutazione medica fatti dai medici, che sono comunque sempre persone umane. Contemporaneamente però dico che chi ha abusato e ucciso venga semplicemente così, diremmo cristianamente, ma in forma banale, perché Cristo ha perdonato, ha percorso la via del perdono portando la croce e morendo in croce, ma è così banalmente perdonato, e capisco che anche questo non è vero. Quanto avviene, quante situazioni accadono dove il mettere un soggetto chiaro ed evidente alla Cartesio e un predicato chiaro e evidente, noi capiamo che è semplicemente una manipolazione, no? Il codice di diritto dice che tutti gli uomini sono uguali. Io che rubo, tu che rubi, ecco, siamo ritenuti colpevoli dello stesso delitto. Mentre a monte abbiamo situazioni così diverse. Questo principio che l'individualità è il punto che è praticamente assoluto, messo lì, quanto lo sentiamo che già nella nostra vita di ogni giorno lo sentiamo quasi come che profana la situazione reale, no? La manipola, eccetera. Detto tutto questo, sempre rivolgendomi, rapportandomi a quello che oggi abbiamo ascoltato e anche quello che veramente il mondo orientale ha maggiormente del mondo occidentale messo in rilievo, che il soggetto, diciamo così, quasi la precarietà del soggetto, no? Però contemporaneamente ecco un concetto che è entrato nella nostra cultura e anche religiosità in seguito all'incontro tra anche il messaggio cristiano e la filosofia greca, il concetto di persona. Quando noi diciamo persona non diciamo semplicemente un individuo, no? Al punto che così io ritengo che quando avevo un anno e ora che ne ho 75 e fosse vero che arrivo a 90, quando ne avrò 90 sono la stessa persona. Però tutte quelle forme che caratterizzano la mia individualità, la individualizzazione si diceva, no? Quelle sono passeggere, sono precarie. Cos'è la persona? Quando diciamo persona noi cosa diciamo? E io mi domando, quando diciamo che Dio è tre persone, cosa diciamo? Diciamo un qualche cosa che non è assoluto e contemporaneamente è assoluto, perché il padre come padre, nella forma di padre, nella posizione di padre, è assoluto. Però è di un'assolutezza che è semplicemente il risultato della relazione con il figlio. No, poi
Poi dopo c'è il superamento anche delle due posizioni, del dare del padre, del ricevere del figlio, nello spirito, dove poi dopo il dare e il ricevere diventano un flusso che non è più né del dare né del ricevere, lo spirito. L'affermare che ci sono dei punti che non sono semplicemente divenire, trasformazione, non sono semplicemente impressione, ma sono punti che sono eterni essendo relativi, no? Questo mi sembra poi riversato anche su di me. Io che mi chiamo così, che ho fatto questa vita, che ho fatto finora, poi che terminerà, questo si scioglie nella corrente e diventa anonima, o nella corrente c'è un punto che permane, che è quella che chiamiamo comunemente la mia persona, no? Può esserci un punto, possono esserci dei punti diciamo assoluti dentro al relativo, mentre tutto è relativo, dentro punti assoluti dentro al relativo. E questo mi sembra che sia una considerazione che forse è più sostenuta dalla tradizione occidentale, la quale poi ha trasvalicato e ha fatto di questi punti, li ha confusi con l'individualità, eccetera, eccetera, li ha fatti coincidere con l'individualità. In altre parole, il senso eterno del mio esserci, qui è nello scorrere del tempo, questo senso eterno rimane come diciamo così, unicità nel tutto e del tutto che scorre, o questa unicità si scioglie ed è stato semplicemente una impressione del momento? Questo viene a corroborare molto fortemente anche la, penso, la responsabilità di ciascuno, che io sono anche una unicità eterna. E ripeto, però questo è a sua volta assolutizzato, questo punto assoluto assolutizzato e staccato da questa corrente che è veramente un flusso che sempre scorre, no? Diventa poi appunto quel fanatismo personale che tutti quanti conosciamo, no? Quante volte si è realizzato nella storia. Ma un'altra considerazione che contemporaneamente mi viene, questo questo rapporto tra il negativo e il positivo che io sperimento nel mio tran tran quotidiano, no? Che appunto, mentre è contemporaneamente positivo e negativo, però questa positività e negatività non sono un giudizio assoluto, ma sono nomi che vanno dati alle forme dell'esistere, al fluire, alle forme che fluiscono. Quindi non sono un giudizio assoluto. Questo credo che è molto vero. Però contemporaneamente, questo è anche proprio il mio a che fare con i giapponesi, questa loro incapacità proprio assoluta, adesso assoluto come aggettivo che usiamo comunemente, di perdonarsi, di sorridere a ciò, alla loro parte mancante. E questo non riuscire a demandarsi, a restituirsi al flusso senza mettersi a posto quei punti mancanti, no? Che mi sembra, per cui tiene i giapponesi sempre in posa.
amanti della spontaneità, ma quella spontaneità lì è sempre tutta, come la spontaneità del rito del tè, no? Soprattutto tutti i dettagli, ma forse l'escaton di cui noi parliamo nel nostro messaggio cristiano, ma che ci sia un fluire storico tutto connesso, per cui la mia inconvertibilità oggi, no? E i miei lati negativi che io non riesco a correggere, e che mi accorgo se li volessi correggere non faccio altro che torturarmi e spengo proprio anche la mia vitalità, la capacità di domandare che la mia, ciò che in me io non riesco a correggere nella mia vita, quelle le parti mancanti di me che non riesco a purificare, hanno un senso così, e che la purificazione continuerà poi in altri, e che poi quella mia unicità non è il frutto solo della mia brevissima esistenza nella storia, ma questa fiorirà nell'escaton, attraverso il processo storico universale. Questo, guardate, che senso avrebbe, no? La domanda che ci domandiamo, anche se si realizzasse un mondo perfetto oggi, costruito su migliaia di generazioni che invece hanno dovuto vivere l'imperfezione per fare da piedistallo a noi che finalmente arriviamo alla perfezione. Che senso ha? No? Ecco, allora, anche il concetto di eschaton, che e puoi cogliere che Dio è quel luogo proprio che abbraccia l'eschaton, abbraccia l'universalità così. Vi chiedo scusa, erano un po' le considerazioni che a me venivano, che hanno un po' come questa chiave, come se le nostre tradizioni le accostiamo, e come ci è più probabile che ci venga data, che possiamo, un'apertura, uno spiraglio per aggiustarci, ossia rendere noi giusti nel cammino che stiamo facendo, no? Questo è un po' quello che scaturiva in me sentendo il discorso di poco fa. Detto tutto questo, io questo libro l'ho veramente gustato, e dico che mi ha veramente colpito, soprattutto laddove parla di Dio come la contraddizione assoluta, come è anche l'individualità come il limite massimo della contraddizione. E questo però dà alla individualità un senso personale, questo già, appunto, una unicità. Non è questa limite, il limite massimo, il limite estremo dell'autocontraddizione dell'assoluto. L'assoluto che, ponendo una in rapporto alla mia esistenza, io cosa sono di fronte all'assoluto? Io sono un'autocontraddizione di per sé, anche Lutero quando parla di Dio che si ritira creando, no? L'autocontraddizione, il punto massimo, il fatto che ci sia uno che parli con Dio, con l'assoluto, è il limite massimo della autocontraddizione dell'assoluto. Ma è anche il limite, Dio, poi l'assoluto per me, che sono questa personalità, questa unicità che però galleggia un'onda, è una goccia dentro l'onda del divenire, dell'impermanenza, del trascorrere. Quando dice Dio, dice il limite massimo della mia autocontraddizione, no? Ecco, questo mentre noi con quelle sbavature di Dio tutto buono che era così, eccetera, eccetera, ecco, ti fa sentire anche
la banalità anche di tanto catechismo, no? Grazie a Dio poi c'è la vita che smaschera tutto questo catechismo, lo boccia, no? E uno si libera grazie alla vita, no? Ecco, ora così un po' a voi. Il peccato, io penso che è l'estremo, il limite estremo della grazia. E infatti proprio quando si perdona un peccato c'è quasi la primavera della grazia, no? Anche le frasi di Gesù, c'è più gioia per un peccatore che si converte che per 99 giusti che invece non sono là, vivono lo standard della santità e della rettitudine, no? Mi sembra che il verbo esistere sia più pregno che il verbo di verbo essere a un certo punto, intendendo proprio l'esistenza, questa dialettica, no? Questa inafferrabilità di tutto in una categoria, eccetera. Questo e anche Dio esiste, perché è il messaggio della Trinità, alla fin dei conti, ha spaccato la monade di Dio, inteso come un assoluto. Perché in Dio non c'è nessun punto che è monade, è tutta relazione. Tommaso, abbiamo fatto la sua festa l'altro giorno, 29, lui diceva che Deus è Deus ad, quindi dove lui giunge a dire Deus ad, dice già che solo Deus, il concetto di Deus, non lo dice, bisogna mettere d'ad. Dice appunto che Dio è nella relazione, è Dio, ma dentro la relazione. Senz'altro anche io penso che il cristianesimo risorgerà, si rigenererà in questo rapporto con il messaggio così in Oriente. Il messaggio così curato, così fatto, diciamo così, di gestione della vita di questi popoli, no? Che è il messaggio appunto della relatività. Forse non sentite. No, cioè, sì. No, quando sono stati in Giappone, quindi la mia domanda era se di fatto il dialogo interreligioso è attivo in questo momento, magari forse in un dialogo di questo filosofo, non capisco più. Vuol dire dei fatti, no? Questo dialogo se è attivo. Come si sta svolgendo, se è un momento fertile oppure un momento di allocamento, non lo so. Do la mia, sì, perché sì, è la mia impressione oggi, no? È sterile dove è diventato una festicciola, no? Mostrare delle forme, delle espressioni che sono maturate nelle correnti religiose. Invece è fertile laddove anzitutto l'uomo si accorge che la sua esperienza, la sua realtà umana
non è esaurita dalla sua religione di appartenenza, no? Per esempio, se io mi sentissi esaurito dalle religiosità cristiana cattolica, io non mi metterei in dialogo. Se mi metto in dialogo è semplicemente soltanto per fare la festicciola o anche per competere. Che alla fin dei conti tutte le tradizioni religiose scaturiscono dall'esperienza umana, prima di tutto, anche se poi dopo uno lo chiama illuminazione, rivelazione, cioè, però anche qui i nomi sono scaturiti da noi, tutti dati da noi. Tradizioni preziose, però l'uomo è sempre lui quell'abisso da cui le religioni sono nate, a cui le religioni poi diventano come un riverbero, un riflesso, una luce che la tua esperienza va a sbattere sulla realtà e poi ti ritorna. Ma l'uomo è sempre lui l'abisso di una continua sua ricerca. E poi giunge a capire che la meta non è l'appartenenza ad una religione. Come di per sé, anche come persona umana, io appartengo alla popolazione italiana, al popolo italiano, però capisco che la mia umanità non si esaurisce nel dirmi italiano, tutt'altro. Ho dentro di me gli stessi problemi di quelli dell'ISIS, che grazie a Dio la violenza in me non ha assunto quelle forme, vissuta altrove, credo, però tante volte era lì e voleva sbucare, eccetera. Quindi è l'uomo, più l'uomo sonda se stesso, la sua esistenza, eccetera, e più si apre il dialogo, ma non lo assolutizza il dialogo, non è che adesso dialoghiamo, poi troviamo la formula conclusiva, no? Ecco. Però, la mia esperienza è fatta di cogliere proprio delle differenze che sono profonde, qualcosa che dice molto, insomma, certo. Dice anche molto di me stessa, no? Quindi ho trovato veramente molto fertile questo aspetto, quindi questo senso mi prende che, e non riportando più con unità, ma proprio lasciando, no? Questa, certo. Spero che anche dal punto di vista filosofico. Vedo proprio così, lasciando. Il vero dialogo religioso lascia le differenze, certo, come differenze. Certo. Questa relazione che hai fatto così bene con me è una gioia enorme. Una gioia enorme perché è come se prestassero queste parole, prestano immagini sempre più ampie. Nel senso che a volte si fa fatica, io faccio fatica assolutamente, ma fin da bambina, no? Dio, ma dove finisce allora questi discorsi di un'inclusione? Ma poi a un certo punto c'è come uno scandalo, non sai più fin dove spingerlo. Questo discorso così dei predicati che includono il soggetto straordinario, si dilata l'anima, quindi ti fa come percepire uno spazio che non si può neanche più chiamare spazio, però, perché lo spazio poi finisce e non saprei più neanche come chiamarlo, però c'è questa suggestione forte di un'immensità. Tutto questo. E poi allora tutto questo che è proprio una specie di balsamo per la mente, non sono così torturata come padre, ma non sono così intensa, voglio beatitudine più che dolore, allora mi riposo in questa ampiezza. Però dico, e tutto questo poi dove va? Perché tutta questa felicità quasi troppa, no? Di queste immagini, poi deve diventare una prassi, un qualche cosa, allora si stringe l'imbuto perché poi sono piccole gocce, no? Da tanta ampiezza che calano nel quotidiano e proprio nella pratica quotidiana. E lì c'è l'esperienza proprio altro che del limite, che del quasi nulla, però va bene, va benissimo. Quindi io mi sento molto di ringraziare queste. Ma ringraziamo Nishida.
Ma ricordiamoci che Nishida scriveva queste cose quando aveva perso una o due figlie, quando gli era già morta la moglie, quando stava vedendo un Giappone distrutto dalla Seconda Guerra Mondiale. Quindi quello che io trovo di pratico in questi pensieri sono, come dire, come dicevo prima, delle trascrizioni di esercizi esistenziali. Poi ognuno ha il compito anche di trovare il modo, la forma, diciamo, che permette meglio di tradurre, di trasferire appunto nel limite queste immagini. Probabilmente per Nishida la scrittura filosofica è il modo di riuscire poi a vivere il limite. E io lo vedo per esempio anche su di me. A me non hanno mai detto granché dei consigli di tipo pratico, mentre quando leggo un romanzo di Dostoevsky o guardo un dipinto trovo una possibilità di trasformazione dell'esistenza che poi nel modo in cui devo aiutare, che ne so, i miei genitori, mio nonno ad andare in bagno, si traduce in maniera naturale. Se non avessi letto quel vertiginoso passaggio del sermone di Eckhart o quella pagina, non sarei riuscito poi a convertire, ma perché quella probabilmente è la mia modalità. A un altro dice no, questo è un discorso che, per esempio, io infatti discuto sempre con mia mamma, perché mia mamma dice ma queste cose a me, cioè, proprio abbiamo modi diversi di percezione della concretezza. Per uno una cosa assolutamente astratta e per l'altro quella stessa cosa è il massimo della concretezza e viceversa. Adesso però, di là della battuta, la questione effettivamente è anche tenere sempre insieme questa esperienza dello sfondamento, dell'apertura e quella del limite, perché non è che una neghi l'altra o che una si sostituisca all'altra, ci sono entrambe le cose. E molto spesso il rischio è appunto una sorta di fasulla beatificazione, nel senso che ci si lascia correre troppo, diciamo che il rischio del filosofo è quello, se vogliamo, di perdersi troppo dietro i concetti. Il rischio del pratico è quello di non riuscire a prendere mai una distanza e un respiro rispetto al limite nel quale è questa, è un po' le due figure, se vogliamo, di Marta e di Maria nel Vangelo. E l'anno scorso leggevamo in Eckhart che rovescia anche un po' quella sorta di primato che sembra essere dato a Maria, dicendo ricordatevi che in realtà Marta è Maria che ha ulteriormente passato, come dire, il suo livello, come dire. Non sono la stessa persona in realtà Marta e Maria, in modi diversi, in atteggiamenti diversi. Il beato, il povero di spirito, è quello che riesce a tenere insieme queste cose senza escludere l'una e l'altra. Poi siamo anche noi limitati, finiti, e talvolta non ce la facciamo, talvolta ci rifugiamo nelle poesie e facciamo fatica a vivere la quotidianità. Talvolta invece ci affaccendiamo a maggior ragione nei mestieri di casa perché abbiamo paura e non riusciamo a stare soli con noi stessi. Talvolta anche la praticità può diventare una fuga. Allora, riuscire al tempo stesso a stare nel silenzio, nel vuoto, e però non diventare il vuoto o la pagina filosofica una gabbia dorata, una torre d'avorio, ma farla diventare un rilancio di quell'energia che poi ci aiuta a fare meglio il bucato, a fare meglio la polenta, questa è forse come la naturale respirazione, lo yin e lo yang. Riguardo a quello che tu mi dici poco fa, no? Per la conoscenza che ho del concetto di Dio in Giappone, no? Che è lo shintoismo, no? C'è sempre il Dio che fa il bene quando tu ti sei comportato secondo una certa ritualità, eccetera, eccetera, no? E c'è sempre presente anche lo chiamano tenbatsu, la punizione del cielo quando tu non hai osservato quella ritualità, no? Il fatto che un filosofo, e forse per quanto oggi si può dire, ecco, uno dei più grandi senz'altro filosofi della tradizione giapponese, ha scritto queste parole: un Dio che semplicemente si oppone al male
e lo combatte, anche se lo soggioga, è sempre un Dio relativo. Un Dio che è semplicemente trascendente, sommo bene, non è altro che un Dio astratto. Un Dio assoluto deve essere un Dio che contiene una negazione assoluta al suo interno ed essere così capace di scendere fino al male estremo. Solo il Dio che salva gli empi è il vero Dio assoluto. L'agape assoluta deve estendersi fino al male assoluto. Questo senz'altro lui lo ha percepito attraverso la conoscenza che lui aveva di Eckhart, dei cristiani, di Cusano e anche i filosofi, anche Hegel, soprattutto attraverso, lui conosceva bene anche filosofo del tempo, tedesco, Heidegger. No? Quindi nel nostro, attraverso questo diciamo reciproco aprirci alla testimonianza dell'uno e dell'altro, noi intanto comprendiamo per quanto sia possibile l'altro e la sua posizione, ma soprattutto comprendiamo più dentro di noi stessi la nostra esistenzialità attraverso la compagnia dell'altro, no? Come ripeto, noi adesso cominciamo un po' a risvegliarci, a riconoscere nella natura anche la prima maestra del messaggio divino, che prima volevamo restringere alle scritture oppure semplicemente a quella cerchia di movimento religioso che è stato la nascita del cristianesimo, eccetera, no? Adesso ci accorgiamo che la natura da sempre ha trasmesso questi messaggi, e questo riscoprire la natura come la prima diciamo il primo clima, la prima atmosfera che educa in noi il divino. Vi dico conto, anche quando Gesù ha fatto l'ultima cena, no? Qualcuno dice, questo pane è diventato un'altra cosa, che hanno pensato anche un termine nuovo che è quasi indicibile, la transustanziazione, no? Mentre invece il valore di quel gesto è che lui l'ha fatta nella semplicità, una semplicità che era particolarmente pregna di calore, perché era l'ultima cena, lui sapeva che era l'ultima cena, il distacco dei suoi discepoli, e proprio quella stessa semplicità dice tutto, no? E le frasi che lui dice ancora prima di dire questo pane è il mio corpo, questo, il mio corpo è questo pane, il mio sangue è questo vino, dice: io non mangerò più, non berrò più finché il passaggio non sia completo. Questa, il comprendere il proprio destino umano dentro a questo destino universale, e questo sentirsi nella propria individualità, sentirsi lo scrigno del destino universale, o diciamo così dell'aspirazione universale. E queste sono cose veramente grandi che noi ritroviamo anche nel Vangelo, liberandoci da quelle sovrastrutture che hanno preteso di fare di dare a quei gesti un valore aggiunto, no? Come proprio la tassa aggiunta, no? Ecco, quindi, che mentre invece, ecco, il rapporto, adesso parliamo dell'Oriente, ma anche con i popoli più semplici della terra, come veniamo beneficiati noi che siamo cresciuti in un ambiente che ha come preteso di cavalcare il progresso, e quindi in un certo senso anche la dittatura umana sulla storia e sulla natura, no? Quindi il dialogo semplicemente di dire: oggi chiamiamo i musulmani, cosa facciamo? Voi dite la sura che apre il Corano, e noi diciamo il Padre Nostro, e poi portate un po' di couscous, e noi facciamo un po' di
e pizza, no? E poi andiamo a casa contenti, e va bene, invece andare al bar, forse è ancora meglio, no? Però no, non è il vero dialogo è quello che veramente avviene dentro la tua esistenzialità, che poi uno comprende che nella sua esistenzialità confluisce l'esistenzialità di tutti. Ecco, io capisco che mi definisco una relazione con l'altro, però non capisco, una volta che l'abbiamo stabilito, dove nasce la mia responsabilità nei confronti dell'altro. Perché una relazione che mi definisce può essere quella di educatore e allievo, però può essere anche quella da aguzzino a vittima. Sono tutte e due di uguale rilevanza dal punto di vista epistemologico, probabilmente sì. Ma da dove nasce il dover essere rispetto a avendo stabilito che l'essere avviene nella relazione? Per quello che so io, che ho capito finora, nel mondo buddista proprio questo passaggio da essere a dover essere viene lasciato cadere, cioè non c'è una né una possibilità di deduzione né la possibilità di fondare, come dire, a partire da un imperativo. C'è forse piuttosto una considerazione, direi quasi logica, per cui la responsabilità, cioè il registro responsivo, il fatto del rispondere dell'altro, parte dall'assunto che l'annichilimento, l'avvilimento, la produzione di dolore che lede l'altro è frutto di un cattivo discernimento. In una stanza del Dhammapada, uno dei testi fondamentali del buddismo, si dice: proteggendo me stesso proteggo l'altro, proteggendo l'altro proteggo me stesso. Prendi a modello l'esempio dell'acrobata e si fa l'esempio dei trapezisti. Nell'esecuzione corretta del gesto circense, il bravo trapezista è quello che sa che la sua incolumità, la sua salute dipende al tempo stesso dall'eseguire perfettamente il suo ruolo e avere l'altro affidato a sé. E viceversa, quindi sapendo e affidandosi all'altro, perché si sa che io devo fare il meglio che mi è richiesto e seguire la possibilità di, cioè, come dire, esercitare al meglio la mia abilità, e in questo modo io evito di cadere, ma evitando io di cadere, di errare, aiuto l'altro a non errare. Quindi in questo senso il modello buddista è un modello, quella rete di interrelazioni per cui il modello dell'aguzzino della vittima o del violento che violenta l'altro è un modello fallace non da un punto di vista etico, ma prima ancora da un punto di vista appunto epistemologico. Poi è vero che il problema è capire, ma allora se la vocazione di qualcuno è quella di fare male, se il ruolo che doveva svolgere quella persona all'interno dell'economia complessiva del mondo è il grande problema che c'è anche nel cristianesimo di Giuda, no? Giuda non è in un certo senso quell'attore fondamentale senza il quale la redenzione cristiana non avrebbe potuto darsi. Allora quello che una certa tradizione ha visto come il grande, il peggiore dei peccatori, è in un certo senso visto in altre ottiche, in altre tradizioni, colui che più di tutti concorre alla realizzazione del regno. E questo è chiaramente un problema, perché allora dovremmo parlare così anche di Hitler, di Pol Pot, di Stalin, tutti quelli che avviliscono gli altri hanno un ruolo nell'economia complessiva. Questo è il grande problema, che nel mondo indiano da cui parte la predicazione del Buddha si lega anche fortissimamente alla nozione di karma, cioè l'idea dell'azione fondamentalmente, cioè l'azione che anche qui io pretendo di possedere è l'azione negativa. Se io pretendo che la mia azione abbia una mia soggettività come origine, allora in questo senso l'azione è negativa, anche l'azione che pretende di salvare l'altro, se io lo faccio pensando che quella sia un'azione che viene da me.
Nel momento in cui io sciolgo questo nucleo soggettivo, egoico, e mi sento attraversato da qualcosa che mi travalica, allora questa, se vogliamo, è la scommessa. È una scommessa, è una fede, è una fiducia. Non c'è una fondazione, appunto, logica, assoluta. La scommessa è che se io riesco ad aprire questo nucleo, l'azione che ne scaturisce è un'azione che chi la giudica dall'esterno chiama azione buona. Un'azione non violenta. Ma il saggio, il santo, non la chiama più azione buona. Dice, è quello che io ho fatto, è la mia respirazione naturale. Non sono io che mi sforzo di non essere violento. Io semplicemente ho intrapreso l'esercizio di spogliarmi dalla pretesa che ci sia un ego che è autore unico di questa azione. Nel momento in cui sono riuscito a entrare in quest'ottica, allora non mi chiedo nemmeno più che cosa devo fare. È quello che dice Agostino, dilige et fac quod vis, ama e fa ciò che vuoi. Nel momento in cui veramente sei entrato nell'amore, allora puoi fare qualunque cosa. Perché? Perché quel qualunque cosa non sarà mai un'azione che avvilisce l'altro. Però che cosa vuol dire entrare nella dimensione dell'amore? Nessuno lo sa. È un esercizio che dura tutta la vita. Per questo è difficile che noi cerchiamo sempre di discriminare, di distinguere da un punto di vista logico, epistemologico, qualcosa che in un certo senso travalica queste categorie. È il famoso discorso dell'aldilà del bene e del male di Nietzsche. È il discorso di Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita. Cioè, finché tu sei attaccato a un'idea di possesso, di fine dell'azione, di rapporto mezzi fini, sei ancora attaccato ad un'idea di azione e ad un'idea di bene e di male. Andare al di là del bene e del male non significa che puoi uccidere, puoi stuprare, puoi fare bene la pasta e tutto è uguale. Vuol dire che chi è ancora al di qua del bene e del male chiamerà bene qualcosa che tu non hai più bisogno di chiamare così. Però senti un po', qui il problema è, questo è reale, ossia questo può avvenire senza lo scorrere del tempo, senza la storia, no? Senza, noi siamo arrivati a scoprire la penicillina per caso, e prima quante sono morti, no? E quanti hanno dovuto, ma anche abbiamo abolito la schiavitù, almeno quella canonica, ma per arrivare fin lì, no? Quindi, come è evidente che questo abbandonare l'ego non è una cosa magica, è una fatica anche, è anche una lotta, è anche azione. Ovviamente non azione subita, ma dall'interno ricercata, voluta, oppure azione di altri che hanno compiuto quella lotta, quella ricerca, in certo senso anche al posto mio, no? Che io no. Ossia, io noto questo, ma in tutto il buddismo, questa non l'insufficiente percezione della storia, questa redenzione, questa illuminazione o nirvana, perché si abolisce l'io. Ma poi abolito l'io, cosa rimane? Chi è che si rapporta con te se non c'è più l'io? Allora ci deve essere una unicità, qualcosa che è quel vero me stesso che il tutto, la storia, il tutto chiede a me di essere in quel momento. No? E, per esempio, il giapponese che non riesce a perdonarsi, perché? Perché non accetta di non accetta la sua esistenza senza volerla concludere, chiudere dentro a, diciamo così, a un'idea di liberazione o di nirvana o di perfezione o di santità, no? Mi sembra che anche questo volersi liberare dall'ego rimane sempre ego. E invece bisogna anche aspettare che il divenire, lo scorrere, poi dopo libera.
come noi dobbiamo anche tutti coloro che hanno nel passato compiuto forse degli atti che adesso noi riteniamo violenti, no? Hanno fatto lavorare i bambini, anche io come rimasto lavorando, hanno fatto lavorare. Ecco, ok. Però per giungere ora a un grado di così di civiltà, no? Per cui si riconosce al bambino il diritto di crescere senza vederlo subito come uno che deve produrre, eccetera. Però per arrivare lì c'è stato tutto il cammino di prima. Quindi questo eschaton, ossia che questa liberazione poi è universale, avviene come liberazione universale, e che quindi questo luogo di cui lui parla, no? Che abbraccia il bene e il male, no? Ecco, che noi comunemente chiamiamo Dio, che questo luogo è un luogo caldo che abbraccia la storia. Questo mi sembra che ecco, se noi non ci affidiamo a questo calore della storia, sentendo che il calore della storia poi è la pancia di Dio, no? O chiamandolo così, ho anche altri nomi, no? Altri nomi, benissimo. A cui affidare anche la mia incorreggibilità, ma direi proprio la mia incorreggibilità, che in quel momento è la mia santità, in un certo senso, no? È la mia luce, no? Questo mi sembra molto importante, ecco. O non è che, per carità, se noi leggiamo Ryokan, non è che non, per carità, no? Però come, ecco, questo senso della storia mi sembra molto da valorizzare quando noi ci troviamo a tu per tu con questi messaggi, soprattutto buddisti, no? Dove invece è come se il nirvana deve avvenire in ogni esperienza sciogliendo l'ego e quindi sciogliendo il sé. E poi tutto questo rimanda a quel fluire, che però sembra quasi che questo fluire sia un fluire quasi uniforme, no? Invece cogliamo nell'esistenza noi una spinta, una chiamata, quasi una direzione che è, possiamo chiamarlo anche progresso nel senso più autentico della parola, no? C'è un progresso, non è una uniformità che semplicemente scorre e si ripete, no? Questo mi sembra che la storia lo evidenzia. Avere un mi sembra che lei si senta quasi in colpa di avere un bel Dio robusto. Meno male che c'è, perché questo fa storia, fa cammino. Forse sarebbe un male se questa cosa fosse, come dire, pasto, seme di un'alterezza, di una durezza, di una superbia, ma se è una cosa forte, cioè mi sembra che si senta in colpa di questo cattivo carattere che lei ha, tra virgolette, no? Questa forza. Questa è una ricchezza. Questa è una ricchezza, perché poi lei è la persona che guarda il calicanto, lei è così rozzo con le persone, guarda un passerottino, mette il nastro d'argento alle pietre, c'è una delicatezza in più. Quindi questa forza è benedetta, insomma, no? Sì, lei vuole fare una cosa a proposito dell'incorreggibilità. Quella di Padre Luciano è lieve, quindi tra Gesù e Padova ci sono 300 km. Non ci conosciamo a fondo, ma parlando di incorreggibilità più gravi, no? Cioè alle vittime delle incorreggibilità più gravi, cosa gli raccontiamo? Cosa tutte racconto? Queste cose? Certo, io racconto questo, per me, io sono cristiano per l'Eucaristia. L'ultima cena, questo per me è tutto.
anche quando Gesù parla di pecore a destra e di capre a sinistra, dico, è ancora il Gesù che stava crescendo. Oppure l'ha detto come parabola da essere superata, no? Che veramente il male produce il male, no? Non produce il bene, no? Ecco, quindi. Ma proprio il fatto di percepire che il vero senso, diciamo anche la parola senso, no? Che bella, mi piace, perché poi diventa un sentire, un qualcosa. Il vero senso di questo mio esistere qua, io non lo conoscerò mai, perché non è mio, è dell'escaton, è della salvezza universale, dell'illuminazione universale, del nirvana universale, non usiamo questi termini. Ecco, io non lo so, per cui mi sono messo ad andare d'accordo con i miei difetti. No, ma è chiaro il discorso, perché ho detto gli altri poi purificheranno gli altri, no? Sì, ma a quelli ai quali tu difetti, diciamo, noi voi, d'accordo, d'accordo, sì, sì, no, per carità, quelli, sì, quali, quelli cosa diciamo allora? Cioè, cosa che subiscono? Cosa diciamo? Cioè, se le incorreggibilità di qualcuno fanno danni ad altri e non si può fare niente, so, gli altri che hanno avuto il danno, cosa diciamo? Così, sì, così ci toglieranno. Sì, io in quei casi lì penso ai danni che ho ricevuto dalle incorreggibilità degli altri e li chiamo amici, compagni. Ma no, questo elemento, no, questo è particolarmente presente nel Vangelo, no? Mi sembra molto vero, non perché nel Vangelo quindi io devo parlarne, sento che è vero, no? E, no, io insomma sono un missionario tra i giapponesi, quindi c'è un po' la mia categoria, il mio punto di vista, ma lo sento vero, no? È l'unico motivo per cui ritornerei volentieri tra i giapponesi, se posso fare qualche cosa. Voi conoscete la signora Miura, no? Che è la vecchietta che viene qua, venendo la chiesa è rinata. Com'è? Perché si è accettata. E accettandosi, e non presume, volendo a tutti i costi la sua la correzione del suo carattere, eccetera, a un certo punto i suoi difetti hanno cominciato a essere belli, no? Per cui, ecco, credo che ma lui dice le stesse cose, anche se, diciamo, la parola carisma è molto importante quando si parla di religione, perché nessuna religione dirà qualcosa di vero in esclusiva, perché se è in esclusiva non è più una cosa vera, se è vera dappertutto, compreso o non compreso, ma è intima dappertutto, no? Mentre, diciamo così, il buddismo è quel messaggio che può aiutare noi cristiani, che per quello che siamo, anche per la nostra cultura, per l'eredità anche della filosofia greca che comunque è in noi, eccetera, abbiamo volendo standardizzato le idee o i concetti, no? Come se un concetto potesse esistere in forma autonoma e perfetta, no? Sono poi le idee Platone, no? Ecco, però abbiamo tutte noi queste idee qua, questi riferimenti. Invece il buddismo ci aiuta a sentire la relatività di tutto questo, però contemporaneamente credo che il fatto che i popoli occidentali hanno, forse perché anche la natura ha favorito questo, mentre l'Oriente la natura è così preponderante che tutti gli anni porta monsoni, porta tifoni, eccetera, eccetera, quindi è una ciclicità che quasi ripetitiva, no?
Invece l'Oriente, in Occidente abbiamo potuto più con l'opera umana anche creare delle forme di progresso, no? Per cui noi abbiamo sviluppato di più il senso del procedere della storia, no? E questo è un beneficio che i popoli orientali, tant'è vero che i popoli orientali assumono tanto dall'Occidente, no? Ecco, però loro ci richiamano, ci ricordano che anche questo nostro procedere è sempre dentro a un amplesso materno che è la natura, e per natura diciamo le foglie, gli alberi, ma diciamo anche quella maternità dell'esistere. No? Io vedo che viene sempre ripresa la questione storica. Sono le due visioni della storia, quella che vede la finalità, una finalità della storia, e l'hai sottolineata molto nell'ambito occidentale, uno scopo, il progresso, mentre la visione orientale, da quel poco in questi anni che mi sono avvicinata, è sicuramente appunto più inglobante, ma non vede questa finalità. Però Nietzsche stava da una parte, cioè è contro, cioè non è che tutti gli occidentali accettino di buon grado questa visione di una storia che va avanti, che andando avanti andiamo nel meglio, che anzi noi stessi quante volte vediamo che purtroppo così non è, quindi ogni tanto ci interroghiamo. Questo progresso è sempre positivo, è sempre a buon fine? Da una parte abbiamo questa speranza che lo sia, perché altre volte invece si dice ai miei tempi ieri era meglio, quindi secondo me sono copresenti queste visioni, no? Sia della storia che ha comunque un suo progredire, e certamente abita in Occidente questa visione, ecco, ne è scaturita lì, però l'eterno ritorno è questo continuo sperare, credere di poter vivere un momento eterno che ha un valore per se stesso, ecco, non ha una finalità. E anche io lo vedo anche a volte, insomma, almeno io posso dire che in certi momenti mi vedo lì, mi vedo in questa modalità, altre volte nell'altra modalità. Forse il dialogo è anche, al di là degli aspetti prettamente religiosi, sono molto belli, però anche questo vedere il progredire, poi questa parola ci tradisce perché penso che voglia dire andare avanti, e mentre invece a volte si torna anche un po' indietro, no? Tre passi avanti, due indietro era il valzer, forse ha un senso anche questo, no? Di contemplare entrambe le modalità, ecco, perché a volte la storia che va avanti fa un sacco di guai, peraltro, quindi ed è evidente. Altre volte questo chiudersi in un mondo chiuso che ripete sempre se stesso è soffocante, penso, no? Loro stessi abbiano voglia di una boccata di... Per noi che possiamo oggi nel dialogo vedere entrambe le cose, credo che una boccata di qui e una boccata di là possa nutrirci. Io volevo chiedere una cosa al Marcello, la curiosità su Nishida. Visto che a un certo punto avevi detto anche tu, aveva sentito l'esigenza di accostarsi alla pratica dello Zen, no? E dopo, visto che dopo 5 anni o che... anche smise la pratica, così mi incuriosiva a capire perché smette, perché inizia, tutte e due, ma anche perché smette. In realtà non è che smetta del tutto, nel senso che smette la pratica assidua con un maestro quotidiana. Tra l'altro la cosa curiosa è che la smette poco dopo aver raggiunto, come aver ricevuto dal proprio maestro la certificazione del Kensho, cioè del primo livello almeno della comprensione, della, non dico illuminazione, ma comunque di un assestamento ad un livello di... Arrivederci alla prossima. Arrivederci, grazie. E che per lui non segna nessun momento di particolare gioia, come scrive nel diario.
Quindi, da un lato potremmo dire la sua, il suo interesse religioso in senso ampio fa sì che, essendo appunto un ricercante, cerca proprio anche di confrontarsi con quella che era una tradizione che lui sentiva affine. Era tra l'altro compagno di classe di Suzuki, che è uno dei più grandi diffusori, diciamo, divulgatore dello Zen in Occidente. E quindi possiamo anche pensare che sia stato un po' spinto, invitato a praticare, e volendolo fare seriamente si dedica anche con solerzia. Poi probabilmente anche qui io parlerei di vocazioni, cioè non è che tutti per forza siano siccome sono giapponese allora sono vicini allo Zen, o siccome sono italiani sono vicini al cristianesimo cattolico. A me interessa molto questo tipo di confronto, perché si vede una persona che sicuramente non era superficiale, quindi non è che fa una cosa e poi la molla, ma che sente che il suo modo d'essere lo fa essere più autenticamente quando scrive filosofia che non quando pratica Zazen. E con tutto quello che questo può comportare di rischio, ma non è che se io faccio Zazen allora sono migliore di uno che fa filosofia e viceversa. Uno può realizzarsi probabilmente trovando quello che è il proprio terreno, e appunto per lui filosofia diventa do, diventa via, diventa pratica. Per un altro appunto è la meditazione seduta, per un altro può essere lo yoga, per un altro può essere la preghiera cristiana o l'esicasmo, la contemplazione mistica, per un altro può essere l'arte. Dopodiché appunto la questione è anche che non si esplica forse logicamente, concettualmente, cioè non c'è da nessuna parte una proposizione alla quale Nishida abbia affidato la spiegazione. Così come, per fare soliti esempi, non è che uno capisce perché da un giorno all'altro quella persona che prima semplicemente gli era simpatica diventa l'oggetto di amore passionale, e viceversa non si sa perché quella persona per la quale 3 anni prima si sarebbe data la vita a un certo punto diventa indifferente o comunque si decide di lasciarla. Quello che mi pare importante nel percorso di Nishida è questa sua volontà di andare a fondo rispetto a quello che è un percorso di approfondimento non solo culturale ma appunto integrale. Se possiamo dare un senso lato al termine religione, è proprio questa esigenza di integralità, cioè quello che è l'ambito religioso per una persona come Nishida, come può essere una persona come Suzuki, in modi diversi: Suzuki con lo Zen, Nishida con la filosofia, entrambi sono espressioni di una vita religiosa, perché lo Zazen per Suzuki, la filosofia per Nishida toccano l'integralità della loro persona, e senza quella cosa lì non potrebbero vivere. Il che non significa che allora debbano proporla a tutti. Per me questo percorso è ciò che riesce a espandere le mie qualità, che riesce a farmi toccare il cuore pulsante dell'esistenza. Probabilmente Nishida a un certo punto ha sentito che le pratiche insistite di Zazen non erano per lui la sua via, così come qualcuno magari si sposa, a un certo punto capisce che non è quella la sua vocazione, può essere, magari diventa sacerdote, o viceversa, qualcuno diventa sacerdote e poi si innamora e dice: caspita, la mia vera vocazione in realtà è fare una famiglia, ho coltivato per 10 anni quest'altro tipo di vocazione e adesso... Quindi a me piace pensare che appunto la dimensione religiosa si possa annidare ovunque, anche nei concetti del pensiero, che però possono essere irrigati da una sensibilità, da una spiritualità che trasforma quei concetti, come dicevo prima, in una polpa di carne e sangue, cioè in un tipo di meditazione che... Anche qui potremmo dire, se Nishida avesse fatto il monaco Zen magari sarebbe stato un pessimo monaco, invece per fortuna ha fatto il filosofo e ci ha consegnato delle pagine. Per fortuna alcune persone non fanno i sacerdoti, e per fortuna alcune persone non si sposano e non mettono figli, perché ognuno ha dei carismi appunto diversi, e la grandezza di alcuni geni è quella di riuscire a trovare proprio quella cosa che fa essere loro nel posto giusto. Molte vocazioni
fasulle hanno portato dei mostri. Cioè, in un certo senso, non voglio psicoanalizzare e dire che Hitler è diventato quello che è diventato perché era fallito come pittore, però talvolta c'è un bel libro di James Hillman, che è uno psicoanalista junghiano morto pochi anni fa, il Codice dell'anima, in cui lui è tutto un testo sul tema della vocazione, la metafora della ghianda, come la chiama lui. Ciascuno è una ghianda che in potenza è una quercia, e il problema è capire qual è la qualità della nostra ghianda. E cioè, ci sono alcune vocazioni che si rivelano precocissimamente, bambini che a 5 anni sanno suonare benissimo. Mozart è il classico esempio che si fa, cioè una vocazione più evidente di quella, è difficile trovarla. Uno dei capitoli più difficili, neanche forse del tutto risolti, proprio perché è un tema probabilmente irrisolvibile, come quello della incorreggibilità, che secondo me non si può dire ad un altro nulla se ha subito il dolore, cioè è solo chi l'ha subito che può capire eventualmente se riesce a riconciliarsi con l'esistente. Anche padre Turoldo diceva: quando io vado dalla mia nipote, che è, non mi ricordo che tipo di malformazione congenita avesse, dice: io sto zitto, io mi guardo bene dal parlare di Dio, perché sarebbe una violenza nei suoi confronti fare il sacerdote che dice: devi accettare questa tua menomazione perché è la volontà di Dio. Ma chi sono io per dirglielo? Quindi questo è anche appunto il silenzio del Buddha, che non risponde quando gli si chiede: ma Dio esiste? Ma l'io esiste? Ma c'è una infinità del mondo? C'è una anima immortale? Non risponde. E allora la questione appunto che si pone è anche quella dell'impossibilità di far quadrare i conti, se vogliamo, e del mantenere quello che prima dicevo, quel posto vuoto, quella dimensione insatura e non saturabile da nessuna parola. Anche appunto quando si tratta di capire, come in quel capitolo del libro di Hillman, se c'è anche la ghianda, la vocazione del male. In un capitolo si chiede: ma allora la vocazione dei grandi sterminatori era quella la loro vocazione, il loro ruolo nel mondo era quello? Questo è un grande problema anche della teodicea, cioè anche un fatto di educazione, cioè, certo, che non si può, non credo che certo possa essere due cose scisse. No, infatti. Sì, sì, sì. Il dialogo con la natura. Natura e cultura, sicuramente. Però appunto è un problema bruciante. Un problema. Anche se c'è un rischio di finire in una giustificazione psicologica che esula completamente dal contesto storico, dalla relazione di un popolo intero. Sì, infatti. Un bel panciano di potere, insomma, pericoloso. No, infatti quel tipo di riflessione è più legata e centrata sull'individualità, sulla vocazione e sul destino individuale. Hillman fa molto riferimento anche al mondo classico. Dice: noi oggi abbiamo chiamato malattie quelle che gli antichi chiamavano dei. L'epilessia una volta era una manifestazione del divino, noi adesso la medicalizziamo. Il che non significa allora lasciamo gli epilettici avere le loro crisi e freghiamocene. Significa che però ci sono anche livelli simbolici diversi, per cui adesso la devianza è subito espunta dalla norma, mentre una volta era ricompresa in un ordine più ampio, più complesso. Poi c'è appunto la questione non individuale, esistenziale, singolare, ma sociale, politica, globale. Allora anche lì cosa vuol dire? Che ci sono in alcune epoche milioni di persone che votano, e questo lo stavo spiegando in queste settimane a scuola. Mussolini e Hitler sono stati votati democraticamente, non sono spuntati con un colpo di Stato, hanno sobillato milioni di persone. Cosa spiega questi meccanismi di invasamento collettivo per cui milioni di persone inneggiano, e in Unione Sovietica, Stalin, in Cambogia, Pol Pot, questi che poi a distanza di anni diventano i grandi mostri della storia? L'essere umano è effettivamente anche questo. E questo allora il problema diventa non solo psicologico, ma ontologico. Allora vedi che ridurre la colpa
a un solo individuo, la colpa di Hitler, mentre attorno c'è stato tutto un corporativismo di... Ecco, vedi come... Veramente. Ma quello che avete detto del peccato originale è l'ignoranza, questo dà una risposta, no? L'ignoranza presuppone però... Vuol dire, sì, non farsi domande e non darsi risposte univoche. Il codice dell'anima, Adelphi. L'ignoranza presuppone comunque una capacità, una possibilità di discernimento. Cioè, se io leggevo qualche giorno fa questa notizia, no? Questo serial killer olandese che ha alle spalle una decina di assassini di vicini e che ha chiesto di morire. Ha chiesto di morire perché dicendo che non c'era nessuna cura, nessun ragionamento, niente di niente che potesse cambiare questo suo metodo orientato verso l'omicidio. Sembrava che poi alla fine addirittura lo accontentassero, poi alla fine niente. Ancora lì, quindi questa galera. Ecco. Per cui io dico, sì, certo, l'ignoranza, ma se la natura di un uomo è orientata verso il male, non è il caso di Hitler, non è che fosse buono o cattivo, secondo me. Era un uomo che seguiva un sistema di pensiero molto coerente, molto logico, però completamente contrapposto rispetto a quello che era lo spaghetto ordinario. Quindi non definirei Hitler un pazzo, definirei uno che aveva una morale diversa. È un caso differente rispetto al serial killer, che invece è orientato proprio verso la violenza. E cosa puoi dire? Puoi parlare di ignoranza di fronte a un uomo che ha delle funzioni che lo portano verso l'omicidio? Non è vero giustificarlo. Sì, no, ho capito. C'è una persona. Sarebbe bello un giorno, cioè dal mio punto di vista, capire cosa vuol dire essere uomo religioso. Cioè, un po' ci sei andato dentro nel discorso, ma mi piacerebbe un giorno poter capire cosa vuol dire. Magari la prossimo mese con l'incontro su secondo incontro su Simone Bell possiamo avvicinarci un po', perché pensavo di leggere alcuni brani dei suoi testi sulle quelle che lei chiama le forme dell'amore implicito di Dio, in cui lei appunto allarga questa maglia del religioso proprio per uscire da quelle gabbie che tendenzialmente le religioni istituzionalizzate danno, imbrigliando dei sistemi. Questa effettivamente è una questione interessante, appunto, sarebbe anche da riprendere sempre l'etimologia del termine, cosa vuol dire religione, in che senso lo usiamo oggi rispetto a una volta. Anche i latini si interrogano su questo, danno etimologie diverse, Lattanzio, Cicerone danno etimologie diverse al termine latino religio. E in giapponese, quando si traduce la religion dall'inglese shukyo, è un neologismo di fine 800, anche se ci sono esperienze ovviamente che noi chiamiamo religiose ben prima, però shukyo, insegnamento tradizionale degli ancestrale, anche questa è una traduzione di un certo tipo. E possiamo ridurre la religione a ciò che la parola, il termine religione significa, o anche questo è un simbolo che dice più di quello che il termine stesso vuole significare. Questo effettivamente è... Poi c'è anche il rischio di nuovo di dualizzare e discriminare chi è religioso e chi non lo è, chi ha il potere di dire tu non sei religioso, oppure perché anche qui non dobbiamo né voler includere a tutti i costi tutti, sono tutti religiosi, dice, no, io vorrei non esserlo, e anche questo rischia di dare una violenza, però
una violenza opposta può essere quella di escludere dall'ambito del religioso chi si professa ateo o agnostico. Invece ma magari c'è ciascuno può anche rispondere che cosa dico io di me stesso uccidendo il religioso. Sì, sì. Questa domanda che c'è sempre un punto di verità che è la propria autenticità. Cioè questo secondo me perché sennò tutto è teologo, però c'è un punto dove l'autenticità di se stessi è appunto. Sì, tu sei. È tutto fermo. Cioè questa ma però. Ma questa è una cosa che sennò tutto uguale, non è tutto uguale. Cioè nella pratica terapeutica, la cura, no? Cioè quando si dice, quando si chiama la contemplazione, cioè dove sia l'operatore che il paziente sono, partecipano nello stesso modo, sono legittimati alla cura, per esempio, della malattia psichiatrica, della situazione, e che uno ha la cultura del sapere e l'istituto femminile, l'altro ha la cultura dell'esperienza, della vita, della sì, sua vita. Però e c'è un punto di partenza. Mi spiego, allora mi faccio la domanda. La domanda è importante perché tu per te, quando dici che sei religioso, cosa dici? Chi sei? Cioè, la domanda è come se la può fare. Cioè, c'è un modo di riconoscersi. Però c'è un punto di partenza che bisogna tenere in considerazione, l'autocomprensione. Sì, certo, quello è un quasi dovere. Non tutti ci sono però. Però se siamo ottimisti. Però possiamo. Certo. Io devo andare al casino, quindi devo compiere. Però è interessante. Sì. Certo, il Vangelo lì dove Gesù dice. Tu Capernaum, la città che mi aveva fatto una grande festa, non aveva neanche tempo di mangiare. Ti credi la prima? Ti dico che Sodoma, la città dell'omosessualità, davanti a Dio, è più accolta di te. È più accolta.